Hi, Michael. How are you doing? Can you hear me? I can hear you. Good morning. Buongiorno, buon pomeriggio. Great. So now we are going to begin our round table. This event will be begun by our department director, Professor Claudio Giannotti, that will introduce this roundtable and give the official welcome by UNSA University. Okay, thank you very much. Please, Professor Grazie. Giannotti. Buongiorno. Hi, sorry for talking in Italian. How are you doing? Ok. Allora, buongiorno a tutti. Sono molto contento di darvi i miei saluti personali e istituzionali come direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Politiche, Lingue, Giurisprudenza Economia Politica e Lingue Moderne. Siamo, come dire, molto numerosi e quindi ogni tanto mi perdo qualche pezzo. Ringrazio il professor Maimone e gli altri colleghi e amici che mi hanno invitato a introdurre un po' questa tavola rotonda e questo seminario. Ringrazio Filippo Giordano, presidente dell'altro corso di laurea della LM77. Allora, dalla responsabilità alla generatività, le nuove prospettive dello humanist management sotto la lente dell'economia civile. Allora, questo convegno, sapete, si inserisce nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019, in cui sono state realizzate da UNSA diverse iniziative. Sono molto contento da questo punto di vista perché, come ho già avuto modo di dire, la LUNSA credo che sia molto convinta e molto tenace nel perseguire il tema della sostenibilità. Quindi da diversi punti di vista, dalla didattica, dalla ricerca, dal punto di vista economico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista del management. Quindi questo mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere poi che si parli oggi di generatività. Grazie l'occasione di fare i saluti, anche l'occasione di studiare un pochettino, no, per vedere anche cose un po' diverse rispetto ai propri interessi. E il termine generatività è un termine innanzitutto positivo, no? Che è un termine bello, positivo, aperto, quindi non è un termine chiuso, un termine che evoca qualcosa di negativo. Ovviamente dà grandi aperture e grandi respiri. E inevitabilmente indica una qualche azione, un qualche comportamento, un qualcosa in movimento. Allora, generatività certamente sapete meglio di me, quindi non vi annoio su questi aspetti, vuol dire in qualche modo provare a migliorare la vita delle persone che ci circondano, vuol dire incidere positivamente su coloro che ci stanno accanto. Allora, questo mi rimanda molto al tema dell'inclusione, al tema della sostenibilità, al tema della partecipazione attiva. Io mi occupo di finanza e sapete che uno degli ambiti oggi molto osservati è quello dell'impact investing, cioè tutte quelle possibilità in cui intenzionalmente gli investitori vogliono provocare un impatto sul sociale, no? Investimenti a impatto sociale, che in un qualche modo rientra in questa idea di creare e di migliorare la vita delle persone che ci sono attorno. Credo che questo evento invece si inserisca, anzi senza invece, nell'ambito di una generatività culturale, perché la generatività credo che sia anche culturale, cioè quella di fornire delle idee, di incontrarsi, l'ha detto anche diversi esponenti del mondo dell'economia civile, quindi non l'ho inventato io, non ho coniato io questa espressione. L'incontro con gli studenti del master, con docenti, con illustri ospiti che ovviamente ringrazio per la loro partecipazione, a mio avviso rientra un po' in questa linea. Una parola veramente conclusiva sul tema specifico del convegno. Allora, io ho fatto diversi corsi di management più legati al mondo delle banche, al mondo della finanza, e ricordo che diversi interlocutori, senza fare ovviamente dare dati più precisi, raffiguravano sempre gli interessi delle persone che lavorano in un gruppo e l'interesse del gruppo attraverso dei cerchi, no? E si dice gli interessi delle persone non sempre coincidono o si rapportano con gli interessi del gruppo. Per dire, in qualche modo c'è un costo che gli individui devono sopportare se vogliono lavorare in un contesto, in un'organizzazione, in una collettività. Ma là, io mi domando oggi, e fortunatamente il dibattito scientifico è andato molto avanti da questo punto di vista,
quanto è sostenibile un modello nel quale gli interessi degli individui, gli interessi della collettività o del gruppo alla fine in un qualche modo non convergono. Io credo che sia ovviamente molto poco sostenibile, ha assolutamente un po' uno spazio, un respiro molto corto. Mi vengono in mente l'espressione utilizzata da Raoul Follero, che nessuno ha diritto ad essere felice da solo, non so se ricordate. Quindi tutto sommato per i paesi che hanno in qualche modo un'economia più avanzata e delle maggiori ricchezze si deve evidentemente preoccupare a chi è rimasto un po' più indietro. Perché questo in un'organizzazione è veramente concludo? Perché io sono estremamente convinto, e l'esperienza anche come direttore del dipartimento me lo conferma, spero che i colleghi non mi contraddiranno successivamente, che al momento in cui si lavora insieme, si lavora certamente avendo attenzione alle esigenze altrui, si lavora meglio e si ottengono migliori risultati. Quindi grazie veramente per essere qui, grazie dell'invito di nuovo al professor Maimone e un saluto a tutti quanti. Grazie mille, grazie. Allora, chiedo scusa, adesso passiamo all'italiano. Dopo la introduzione del nostro direttore, il professor Giannotti, che ha illustrato un po' quelle che possono essere le sinergie e i punti di connessione tra diverse prospettive, una logica di sostenibilità, ma anche una logica, come dire, di management e organizzazione centrata sulla persona, io vorrei innanzitutto anch'io unirmi ai ringraziamenti per i relatori presenti, che poi presenterò quando inizieremo la tavola rotonda, e adesso, visto che stiamo approfittando del tempo del professor Pearson, vorrei introdurre il professor Pearson, che è professore associato di Management e Sostenibilità alla Fordham University, è presidente dell'International Humanistic Management Association, poi come andrei, mi fermerei qui perché i titoli, come dire, i riconoscimenti sono tanti, che ringrazierei personalmente per questo regalo che ci sta facendo, e quindi inviterei a dare il contributo in quanto presidente, fondatore e uno degli più autorevoli studiosi dello Humanistic Management. So Michael, I thank you very very much for your participation. Thank you so much also on behalf of Lunza University. And so I would like you to give you a keynote speech on the theme of Humanistic Management. You know, as the founder of the Association of Research Group, and also as one of the most important scholars in the field of Humanistic Management. So, Michael, thank you very much. Molte grazie, thank you. And just give me a sense of the audience and also the time that you would want me to speak so that we can have questions and answers and maybe interactive conversation as well. Okay, so you know that we planned some kind of half, 2 hour and half event. So we are starting now and we are going to finish at 6 p.m. The timetable is that after your keynote speech, we will have a round table. And if you have enough time, we will start the question and answer time at, I think, half past 5 p.m. Okay. But right now I have a certain way of going with the presentation, and I can share that with you. So I just wanted to be clear what sort of time frame you would want me to do. Okay. So I'll. 15 minutes. Yes. Okay. So I'll just share the screen. Does that work with you? Or I'll just. Oh, yes, please. You see it? Yes.
Yes. Okay. Thank you. All right. So, well, thank you for this opportunity, and I'm honored to be with you. Let me just start this up. And as Fabrizio, Professor Maimone already said, this is a part of an international global effort that's called humanistic management. And here are two pillars that we think are the foundations of humanistic management and why we think that it's useful to have a label like humanistic in front of management. So the first is the protection of dignity, and the second is the promotion of well-being. Bien commun, the economia for the common good, right? Economia per il bien comune. Bene comune. Bene comune in Italian. Great. So those are terms that are probably more familiar to people that are raised in a Catholic culture, because the common good is a very clear statement and objective within Catholic social thought. So is the notion of dignity. And it's going beyond the Catholic traditions. It's going as a global kind of perspective that we're basing this on. It's transcending the religious and cultural narratives here. But we face a number of challenges, and I think that's why this this conversation is important. And whether it's the environment and all the sustainability challenges that your director was already talking about, the poverty, pollution, corruption, the inequality, or the current resistance against democratic governments, etc., and the threat of new technological developments. There are a number of issues that are causing distress and upheaval, and I think they do question how we organize, how we manage as humans, as society, and in organizations. And so the question is, are current organizations, the way we teach about organizations and management, fit for purpose? Are these organizations doing a job in addressing these issues that are foundational? And we think the concerns for human dignity are foundational, and so is the concern for the common good. These pictures and images are from The Office. I don't know if you have an Italian equivalent, but you might know Dilbert. Yes. In the United States, this has been very foundational in a sense that people need comedic relief to deal with daily work. And it is not necessarily a life conducive, a life enhancing experience for most people to be at work. And Gallup surveys show that in the US, we actually have the highest number of people be actively engaged at work. Across Europe, those numbers are lower, and in Asia, they're even lower. Now, you could say this is maybe a very Western perspective, and the idea that you should be enlivened by work is kind of strange. Yet, even in the Catholic, and I think even in the Italian domain, oftentimes culturally, work is supposed to be an expression of how we are human. Our most ultimate human manifestation, this is what we do with our hands, with our head, with our heart. And if we put those three together, then that's where we find good work and dignity, and we could create something of meaning. Yet, this is not necessarily the majority of cases. So we think this is an organizational problem, a foundational organizational problem. And as Albert Einstein said, these problems, if we see them that way, they cannot be solved with the same mindset that created them. So what is that mindset that underlies this? And what is it that we can offer as a different humanistic mindset? William Allen, the chancellor of the chancery in Delaware, where most public organizations, where most corporations are registered legally, says there is a dominant paradigm that people even don't question. And it's the view that basically businesses and all types of organizations, including nonprofits, are there to maximize and need to maximize outcomes such as wealth creation. So that's on the societal level, GDP growth, that's on the individual level, money and income, and that's on the organizational level, profitability, shareholder value maximization. That used to be in the 90s, that's still dominant in the 2000s and now in many business organizations, in many business educational programs. I know that LUMSA is shifting that a little bit. So I think that deserves praise.
I want to use metaphors here to showcase the difference in terms of how we can think about these two paradigms. And I don't know how familiar you are with the triangular sandwich that I have on the one side. I am from Germany originally. We don't have square bread. We have some toast, but that's really rare. Yet in the US and England, people love this square bread. And so to make it handleable, they cut it in half. So I use it as a metaphor to describe the currently dominating paradigm, which I label the economistic model. And if we use this well, the responsibility for managers and for organizers is that we maximize, that we are effective and efficient. And that's what we do. More is good, more of whatever, but the quantity dominates. So when you want success and when you need to prove success, it is more money, more income, more market share, more donors, more students, more. And this has worked reasonably well. Yet I think this may be the problem and the metaphor underlying the issues that we're facing right now in this current world, because we don't have boundaries and we don't have minimum standards. And this is where this bagel comes in. And I don't know how many of you know bagels, but if you have gone to the US, you might know these donuts, bubliki, or these holes. And this is where I think also Lumza uses the United Nations ring of the Sustainable Development Goals. If you remember and recall that symbol, it is a ring. And what we use this as a metaphor for is that the inner core is actually the core of dignity. It's the minimum social standard. And if we want to manage well, we need to acknowledge that there is such a thing and that we need to get people and move people beyond that dignity threshold. And while I'm making this very simple, because we have very little time, there's a lot of research behind it that backs this up and that showcases this from a philosophical and empirical and other just performance level insights. And then the other critical idea here is that there is a boundary. So maximization per se is not necessarily the quality of responsibility. It is the quality of getting into the safe and just operating zone. There are planetary boundaries. We're running up against those planetary boundaries as a species all over the place, and good management will respect those boundaries as well. So there is the safe and just operating zone, and I would say that humanistic management can be seen as moving into the safe and just operating zone. So all kinds of activities that move people beyond the dignity threshold and move us outside into the planetary boundaries, that's where we create well-being. That's where we create the common good. So these two major parameters, they are missing, I would say, in the dominant paradigm of how we think about economics, how we think about politics, how we think about organizing in general, and how we think about business as a matter of fact as well. So these are just very simple metaphors. Because we have so little time, I just want to leave you with those as a kind of thinking. There's a lot more that goes into this, and there's a whole ontology, we call it, a whole background narrative about who we are as people that backs up both of this. So the sandwich model is basically most represented by, what's the guy's name? We call him Scrooge McDuck, Dagobert Duck in German. Zio Paperone, Paperone de Paperone. Paperone? Paperone de Paperoni, Zio Paperone. Zio Paperone, okay, interesting. Everywhere he has a different name, but people know this character. Most of the time they know the character. He's highly excited by money and loves more money, and more money is better. And bathing, taking a bath in gold coins, that's the joy of the day. Clearly, the whole comic strip is based on other kind of figures in literature. Ebenezer Scrooge and other people that in many ways are used to highlight the kind of cold-hearted evil psychopath that exists in reality, but that's certainly not the major story of who we are as human beings. Yet we have created a whole science of economics and the various branches of social sciences, some colleagues call it orphan sciences like management, that have forgotten that they come from that notion, where the underlying assumption of who we are as human beings is that we just want more. There's no such thing as enough.
And what we want is money, material stuff. Now, everybody that reads these assumptions of homo economicus, etc., thinks they're not true, including economists. And yes, they're not true, yet we still handle them and use them as if we didn't have better insights. And we do science based on that, and we make policy recommendations based on that, and we make managerial decisions based on these core assumptions. Not purely, but in some way, in a mixed way, we sort of use that model one way or the other. That's the provocation we bring in here as a way that this model of understanding us as humans is not sufficient. And there is another story that we call it the humanistic story, the story of Homo sapiens and how we came about to be much more complex. Yes, we do want money and we need things to survive. We need material, but we also need human connection, and not as do-gooders, but as a foundation to survive. If we don't have community, if we don't have the common good, we're not able to survive. If we don't have a higher purpose, if we don't have any meaning in life, we also are not thriving. And if we're not safe, we're also just basically threatened all the time and don't thrive very much. All of this is a shorthand. There's a lot more science to this that backs all of this up. The story that we're sharing here is that 99% of people across the globe most likely fit into the humanistic story. And 1 to 4% possibly at the high level are fitting into the economistic story. Yet we organize and we behave and design organizations as if a majority of humans are fitting into the economistic story. And while it's not completely off, and it does help, it is partially true, it is part of the reason why we think we need a different and a better story. So here are just some some outcomes of that. Psychopaths that run the financial economy. This person here is Dr. Robert Hare. He is the expert on psychopathic criminals. He studied criminals, high level criminals in prisons, high security prisons, and saw basically that their brain is fundamentally different from others. And this is this is sort of new insight that we're just finding out. But it does point to, yes, we're not necessarily all psychopathic. We're not homo economicus. There is a specific type. And typically that type isn't fundamentally social. It's asocial. That's why they are in prison. That's maybe why they are outperforming in stock markets. That's why they are outperforming in other places, including positions of power. And Bernie Madoff, you see here, was a very highly influential manipulator in the US, and he brought billions of dollars, he squandered billions of dollars of trusting people. So he was a master manipulator. And those people exist, it's important to understand that. Yet their influence, we shouldn't be, we should organize basically against them as main influencers. Just to highlight, this economistic narrative from that builds on the person is the dominant narrative in economics. And Michael Jensen, who sort of refined that ontology and also gets a lot of credit, is sort of given a number of ideas of how the best way to organize a firm, a business should occur. So the nature of the organization as an economistic organization is the corporation as a psychopath. You've seen potentially those qualifications, et cetera, responsibility is only a cost. The law needs to be there. Law enforcement needs to be there. And it's actually best if we can just fine people, and the fine is a cost of business. And so we don't need to worry about anything else really. We need a new story. It's clear. I shared with you the insight that that I've worked on in many different ways before, that we have these evolutionary drives that coincide with actually the kind of philosophical insights we have, the theological insights, the cross-cultural ancient wisdoms insights about who we are as human beings, as basically zoon politikon, a social animal endowed with reasons, with reason. We are able to be reasonable, but that's not the main foundation, and it's not that we want to maximize, only we do many things that are unreasonable in the context of homo economicus, but that are providing social benefits, that are providing other benefits for us to thrive. So one of those core terms I say is dignity.
And that's what Kant was saying is, which has no price. There's no price to that. You might know this ad here. I think it was popular in Italy at some point as well. It is one of the most popular ads in the advertising industry, has been running for a long time. It speaks to people. It says there are some things money can't buy, and then you have all kinds of things people value, which basically to us is a way of understanding dignity. So if we don't value them and if we don't price them, how can we manage them? That's the question. It's like the typical mantra is, if you don't measure it, you cannot manage it. We say as humanistic managers, you need to be smarter than that. Precisely because they cannot easily be measured, you need to be managing them. You need to be aware of them. You need to understand what are the priceless goods that we cherish as human beings. What contributes to the common good? What contributes to a planet that is in balance? What contributes to people thriving? And so this is what we then call basically humanistic management. And I'm not going to go into more detail here. I just wanted to remind you of the metaphors that may be the best way to take them away. There are companies that are operating knowingly or unknowingly within the Bagel model, and they're successful. They're not the biggest organizations because their main focus is not maximization. Yet they are quite big. Natura is one of the leading cosmetics companies in Brazil. It also owns The Body Shop. It owns some famous Australian cosmetic brands. So they're a multi-billion dollar company. Semco similarly is a machine industry. Mondragon is a conglomerate of cooperatives out of Spain. DM is a drugstore. AES is a power company in the US. You have the whole notion of the B corporations, the economy for the common good, the social enterprise notions. And so all of that is coming to fruition in that way, whether we call it humanistic or not, but people are responding to this deficiency of the prior dominant economistic narrative with other ways of organizing. So that's basically what I want to share with you. There are ways of thinking differently, and we can unlock our brain from that paradigmatic prison that is the triangular sandwich, the economistic narrative, the narrative of us human beings as homo economicus, as psychopathic. So thank you very much. I leave it at that. And there's more if you wanted to know, and I can share more maybe in terms of the organization. Thank you very much, Michael. Yes, of course. We will have the opportunity to keep on this exchange, this very insightful, interesting exchange. Now, I would like to change a little bit our agenda. You know, Italians are supposed to be a little bit flexible, because I would like to ask to the audience if they have a few questions for you. Se siete d'accordo, approfittando che Michael è online, anticiperei un attimo una parte delle domande. Avete qualche domanda per il professor Pearson? Non siate timidi. Okay, I begin because you know, there's always someone that start dancing, no, in the party. So my question is, in your opinion, what could be the role of the educational system in facilitating the change in the managerial mindset, starting for students, of course, in order to develop a different business culture more oriented to humanistic management? Well, I think it's critical. That's why I am a professor. That's why I'm working with you guys, and why I'm hoping to continue working, because this is what our privilege is. We have the keys and the possibility to open minds and expose people to thinking differently. And I'm naive in the sense that I do think education matters. I do think what we share and teach people does matter, even though it might be dismissed quickly, and how we do it matters. So opening up perspectives on the world of who we are as human beings, what we care about, what we organize for, that's, I think, what the best is a university can do, what the best is an education can do, a master program can do, a course can do. So yes, I do think there is a critical role for anybody at a university, in a school, even within organizations, corporations, governments,
that have these learning oriented or perspectives and training programs to engage with this possibility of creating organizations that enable thriving, human thriving. Okay. Thank you very much. So, any other question? Sorry. Please, okay. Sit down, okay. Hi, morning. Morning. I have just a general question. I would say, going back to the intention of, you know, changing the narrative, and what would be the first issue you will tackle? The first issue? Yeah. I think it's a personal one. If you change your narrative, the story, and you understand how you can be, how you thrive, it sounds simple and trivial, but that changes everything. That changes your story, the way you live, the story you engage, we engage, and that's changing an organization too. Now, it doesn't stop with you because we're social beings. I know, but at the same time, sorry to interrupt you, but what it means is that, you know, means being an example for the others, right? Starting not necessarily. It's sort of living it. Yeah. And other people might see it as example or not, but most of the time they don't even care. How would you scale up? So very good question. That's why we founded this organization, and it needs to be community. So an individual start is a starting point and an impulse. And as William James and others have said, yes, and other sort of change makers are saying, you know what, you need to have community, two or three people at least. So that's the kind of group. But without the impulse of one individual, without asking them for dinner, for lunch, for coffee, whatever, and saying, let's have this kind of conversation, what would the organization look like if you were to want to work there? You want to thrive. You would bring your fullest human capacity there. You would want to be there. I think you start already uncovering a number of things that probably everybody would like to change and share. And the funny thing is, the brain actually changes already when you have these kind of conversations. The brain, the neural matter, changes the way that you interact with yourself and others. And the more you do it, the more you have these kind of conversations, the more you develop that muscle. The brain is a muscle. And so the way that you have conversations, people dismiss it. I used to dismiss this, quite frankly. I used to dismiss talk as talk, and it needs to be action. And in the end, talk is action. Talk is action, and action is talk in a way that they're going together. So having these conversations with the intention to shift perspectives of people, that does have an influence. And I can just share that with you, that matters at the university that I am at. It matters, I think, you know, from your own life, how you engage with friends, how you engage with other people. Oftentimes, you just don't take that insight into the workplace. And we think that the workplace is this or whatever, and it's not professional. And to have these kind of conversations is actually something that's stupid. So we downplay the importance of ourselves, the importance of our intention and willingness to thrive. And we are in part, oftentimes, and I'm not saying you are, but I know I have been complicit in a way to let people disempower me, let the narrative change me. Instead of, you know, the opposite. And at the same time, that means, yes, you can be part of this story. You can be a storyteller. This is new for me too, to use these words, but I'm thinking that that's the power that we have. We have the power of storytelling and interpreting the reality, interpreting what a customer wants, interpreting what we see in the world as the problems that are relevant, the purpose, et cetera, et cetera. So I'm happy to talk more, but I also see the signals that you guys want to potentially move on, or I'm not sure if I interpret it correctly, but yes. So thank you for that question. I think it's a critical one. Thank you. Okay, thank you very much, Michael. Yes, this storytelling is fundamental, is one, how can I say,
you can change narratives using storytelling, starting from your personal network and trying to applying a change management process that starts from bottom up. Now I think that there is another question for you, only one, please. Okay. Please sit down. Okay. Hi. Please, ciao. My name is Enrico, a PhD student in Lunza, and I was fascinated by your description of a human perspective as something related to philosophy, the Darwin theory of morality and theology. Such terms maybe could open a wider world of sightseeing or other ideas to suggest. But are there any concrete ideas that you have known to conciliate these three issues? So, for example, the corporation you showed in a slide, Semco, B Corporation, so forth. Mm-hmm. So maybe just to give a point, a suggestion where we could start, or argue whether they could resist critics from opponents. Oh, interesting question. I'm not sure I understand it correctly, but there is a theoretical argument where I would say, yes, the case has been made from many different perspectives on the consilience. They call it the consilience of knowledge. So that people from the hardcore natural sciences, biology, physics, especially quantum physics, and the social sciences and the humanities actually do come to an agreement in terms of the bigger questions on life. What is life and what does it mean to be human? And one of the most prominent people there would be Edward O. Wilson. You might want to check that out. He's a biologist. And David Sloan Wilson, he's also a biologist, evolutionary scientist. And then in terms of the pragmatic examples, we have a number of volumes and books out where we try to make that case. And these examples that I gave you are organizations that have been in business sometimes for over 100 years, sometimes over 30 years. So they are living proof that, yes, we're humans, we're different, we can organize in all kinds of ways. The tragedy is that we are also thinking very monocultural, and that the dominance of the Anglo-Saxon narrative in terms of the corporation, which wasn't the story in Europe until the 90s, is sort of the one that is legitimate at this point in business thinking, in business practice. Mm-hmm. Especially in large organizations, and if you do a MBA program, that's what you are fed. So I'm not sure I'm answering your question, but there is a lot more material there in terms of organizations that have been organizing that way. Mm-hmm. And there's a lot more in terms of the literature on this consilience of insight and knowledge. Okay. I just tried this question because I thought about, for example, some business plans which tried to exploit mechanisms of religion, for example, to persuade people at purchasing early stage technologies, for example, into renewable energy sources. I was thinking about it, but I don't know whether this is something which can conciliate to a humanistic perspective. So I don't know to what extent this usage of, for example, instruments of religion to a merely economic business. Because I think that business economics, as MBAs are used to, oversimplify to an economic perspective because it is relatively easier to be understood. Easier to detach a target. So that's the reason why
I still have some open questions to close the circle or the triangle, if you prefer. Sorry. Right. So let me try to restate what I heard you say, what I think I heard you say, which is that there are religious practices that have been used to in business. Is that what you're saying? Mm-hmm. And the legitimacy of such. I want to make sure that none of this was something that I meant to speak about in the humanistic narrative. What I'm speaking about is that we as human beings have a foundational need for a higher level meaning conversation that manifests itself in various expressions. It could be a secular search for meaning and purpose. It could be a religious one. We as humans, there is almost no culture known that didn't create an origin story. So we need to find an answer for ourselves. Why are we here? Why are we doing what we're doing? What's the point? And you will find that many people that commit suicide are the ones that don't have an answer to that. So if an organization does not respect that, if people in an organization run around and say, I don't know what the point is. And you'll find that often the times the case in a bureaucracy, in a large corporation, is people don't understand why they're doing what they're doing. And it's just a do it. And it's a skill to go through the motions. Mm-hmm. And I was a consultant myself, and I knew how this is just sort of the professionalization is like, yes, just go through the motions, just do it. And that doesn't speak to the highest version of ourselves. That's what I meant to say, that the opportunity for better organizing practices exists. And it doesn't mean that you have to use religious practices. The point is much bigger. It's like, does your organization produce something meaningful that resonates with the people that you're with in community? Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank I take you. Note about... Thank you very much, Michael. There are a lot of very interesting issues emerging from this debate. Now, if you agree, I will going on starting the round table. And if you have time to stay with us, we will have at the end another Q&A session, and so we can discuss about other issues, and because I think that there is a lot of stuff that is emerging from this discussion that is worthy to be analyzed and to be discussed. Thank you very much. Yeah, thank you. Enjoy. I can stay and mute myself a little bit, and if you can text me when you think you might be coming back, then I make sure that I come back on. Yeah. Okay. Super. Thank you very much. See you, Michael. Yep. Bye. Thank you. Bye. Allora, e adesso possiamo passare, allora, vediamo se riusciamo più o meno a, che dici? Allora, sì, diciamo che io da quello che vedo non riusciamo a prendere tutti, se non prendiamo me, insomma, credo che, come dire, l'universo possa sopravvivere, però vorrei che qualcuno lo faccia anche. Non è l'UMS, quindi... No, però non sentono me. Ok, allora, quindi facciamo una cosa, io introduco gli ospiti, i relatori, e poi vi cedo la posizione. Ok, perfetto. Allora, dopo il keynote speech del professor Pearson, che ha introdotto tutta una serie di tematiche di assoluto rilievo, devo dire che se posso esprimere la mia soddisfazione personale ringraziando tutti per la presenza, e ovviamente in maniera particolare vorrei ringraziare la professoressa Ernestina Giudici dell'Università di Cagliari, il professor Renato Ruffini
della SEC, oltre che ordinare l'organizzazione aziendale, oddio, non mi ricordo in questo momento, l'università, la statale, ok, perché hai avuto tutta una serie di, quindi non vorrei sbagliare, capisci? Quindi nel dubbio, quando non sono sicuro, va bene, la dottoressa Rossana Andreotti della SEC, non so se è anche una affiliation. No, io sono coach counselor, okay. E poi con la professoressa. Ottimo, benissimo. E poi il dottor Luca Raffaele di Next, che è una associazione che si occupa di sviluppo sostenibile. E io vi ringrazio anche a nome dell'università, perché veramente, insomma, ci state facendo un grosso regalo insieme anche al keynote speaker, il professor Pearson. Abbiamo finalmente la possibilità di affrontare alcuni temi, diciamo che fino adesso abbiamo lavorato su alcune prospettive in maniera più o meno parallela. Questo è un momento in cui alcuni amici, alcuni colleghi che condividono alcuni interessi, alcune passioni, hanno l'opportunità di incontrarsi, dibattere. Io sono felicissimo di avere l'opportunità, un po', come dire, di facilitare questa giornata e questo momento. E allora, finiti convenevoli, ma sentiti da naturalmente di circostanza, vorrei con voi iniziare una riflessione anche sulla base della ricca come dire, copia di suggestioni che il professor Pearson ci ha offerto, iniziando dalla professoressa Giudici. Io ci chiamo del tu, quindi ti farei una domanda che mi sembra molto interessante, proprio perché in qualche modo il tema riguarda il rapporto tra un ambito apparentemente lontano, che invece probabilmente può essere molto vicino al tema dello humanistic management, come il cosiddetto turismo sostenibile. Io ti chiederei in maniera particolare quale può essere il contributo dello humanistic management al turismo sostenibile. Se sei d'accordo, ci diamo 10 minuti. Secondo più, secondo meno, per l'intervento, in maniera tale da avere poi la possibilità di fare ulteriori danni. Grazie mille. Grazie. Prima di tutto, grazie per l'invito, perché è sempre un grande piacere. Sì, prego. Risposta. Abbiamo qui. Sì, ma tanto, insomma. Perché non vorremmo. Sinceramente mi piacerebbe soprattutto sia per chi è online, ma anche perché insomma rimane, mi pare che tutti. Okay, allora, il collegamento tra il turismo sostenibile e l'humanistic management in realtà è nato alcuni anni fa, un po' dietro impulso di Michael, con il quale abbiamo discusso abbastanza sulle prospettive dell'humanistic management, e vivendo io in Sardegna, il turismo ci sembrava l'ambito più importante per cercare di capire in che modo l'humanistic management poteva contribuire a questo comparto di attività economica, soprattutto tenendo conto dell'esigenza che sempre più si svolgano le attività economiche nel rispetto della sostenibilità. In realtà, con riferimento a questo ambito, abbiamo verificato che l'humanistic management può dare un contributo, direi, basilare, sostanziale, perché il comparto del turismo possa agire nel rispetto della sostenibilità. Si parla molto di sostenibilità, si dà molta attenzione ad aspetti che sono prevalentemente formali, poi quando si va a verificare se in maniera sostanziale, io parlo del comparto del turismo, ma forse questo si può estendere anche ad altri comparti, quando si va a verificare in maniera sostanziale se le attività si svolgono realmente in modo sostenibile, ci accorgiamo che c'è molta formalità e poca sostanza. Molte imprese si atteggiano, tra virgolette, a un comportamento sostenibile che poi si risolve in alcune indicazioni, alcuni suggerimenti ai clienti nella richiesta di alcuni comportamenti. Che
che contributo può dare l'humanistic management perché la sostenibilità non sia un aspetto formale ma diventi un aspetto sostanziale. Prima di tutto l'aspetto che è emerso più di altri è che bisogna entrare nella cultura dell'humanistic management, cioè nel fatto di interiorizzare la esigenza di, come ci ha detto Michael, riprendendo gli elementi fondamentali dell'associazione, bisogna dare rispetto alla dignità delle persone e creare condizioni di benessere. Una piccola parentesi per evidenziare che il turismo, come molti di voi sanno sicuramente, è un'attività prevalentemente stagionale. Questo significa che i soggetti che operano in questo comparto cambiano di stagione in stagione spesso. Quindi la possibilità di creare una consapevolezza veramente forte nell'agire con il rispetto della dignità in senso lato, nel porre in essere comportamenti etici piuttosto che creare il benessere per le persone che operano nell'organizzazione, diventa un pochettino più difficile se non esiste proprio la volontà e la cultura, come ho detto prima, di determinare questo tipo di atteggiamenti, di comportamenti. Proprio con riferimento al discorso degli humanistic management, del turismo, della sostenibilità, ci è sembrato come Humanistic Management Association in Italia, ci è sembrato importante cercare di approfondire questo tipo di ragionamento, questo tipo di discorso. E l'anno scorso, assieme ad alcune colleghe, una di Trento e l'altra dell'Università di Cagliari, abbiamo realizzato una call for chapter per un libro che si propone di capire quali sono le prospettive che possono esserci di humanistic management nell'ambito del comparto del turismo. Devo dire che eravamo abbastanza titubanti perché altre volte ci è capitato di parlare di humanistic management, ma non è stato molto facile coinvolgere i colleghi, soprattutto gli italiani, proprio perché alcuni sostenevano che sì, noi abbiamo un orientamento umanistico, chi insegna responsabilità sociale, chi insegna etica nella finanza o altre cose di questo genere, quindi dicevano veramente noi abbiamo già un orientamento umanistico, salvo poi renderci conto che non è sufficiente avere questo tipo di insegnamento, questo tipo di attenzione, se poi non si entra in maniera più profonda nel vero significato, cioè tutti gli aspetti che non voglio ripetere, che ci ha indicato Michael nel suo intervento, quindi è qualcosa che va oltre le semplici consapevolezze generali. Ma dicevo, ci è sembrato interessante capire quanto fosse possibile realizzare un progetto di questo genere e in realtà abbiamo avuto una risposta che in realtà non ci aspettavamo. Nell'ambito della call abbiamo avuto moltissime risposte, abbiamo poi fatto una selezione, siamo arrivati poi a 37 contributi, quindi 37 chapter, che sono veramente tanti con riferimento a un libro. La scadenza adesso è il 31 luglio, quindi vedremo se tutti completeranno, però mi sembrava interessante fare riferimento a questo, proprio nell'ambito dell'argomento che stiamo trattando, perché questa, secondo me, può essere un primo step per creare un gruppo di soggetti che si occupano degli humanistic management anche in Italia, ma in maniera molto più forte, molto più diretta, meno a sentimento, se così posso dire. Quindi da questo punto di vista penso che questa sia anche un'occasione per poter ribadire ancora il significato di questi concetti e quindi cercare di portare avanti questa prospettiva. Non è facile perché bisogna prima di tutto capire esattamente cosa significa. Non è semplicemente rendersi conto che le organizzazioni, le imprese sono collettività di soggetti umani.
Il vero problema è come gestire questa collettività di soggetti umani, come fare per renderli tutti consapevoli del significato di operare nel senso della humanistic perspective, la prospettiva umanistica. Come dicevo prima, in realtà alcuni spunti, più che alcuni spunti, ce li ha dati anche Michael nel suo intervento. In realtà non si tratta solo di capire che nelle organizzazioni ci sono prima di tutto le persone. Bisogna capire come interagire con queste persone. Uscire dal paradigma dell'homo economicus significa riuscire a interagire con le persone tenendo conto delle loro emozioni, delle loro aspettative, di ciò che li caratterizza come soggetti a tutto campo. Questo significa che, per esempio, nelle imprese, certo, bisogna avere attenzione per la programmazione e il controllo, ma questi non possono essere l'unico elemento di razionalità che si deve considerare. Bisogna capire che si può programmare e controllare, ma nel rispetto delle persone e quindi tenendo conto, oltre che dei dati quantitativi, anche degli elementi qualitativi che caratterizzano ogni persona. Con riferimento al turismo vorrei aggiungere anche un altro aspetto che in qualche modo indica l'urgenza di inserire delle consapevolezze di humanistic management in questo comparto. Si sta affermando da un po' di tempo un altro filone di studi e di attenzione, ma anche di aspetti operativi, che è il neuroturismo. Il neuroturismo si basa essenzialmente sugli studi di neuroscienze, cioè studiare il comportamento delle persone analizzando il cervello, quindi gli impulsi elettrici che il cervello dà nel momento in cui si pone in essere un certo tipo di comportamento piuttosto che un altro. Ci sono già delle applicazioni di questo, cioè degli strumenti che sono frutto delle nanotecnologie, che non sono niente di più che della dimensione delle cuffie che noi utilizziamo per poter ascoltare, e questi hanno dei sensori che poggiati sulla fronte riescono a percepire il gradimento o meno di certe offerte turistiche piuttosto che di altre. Bene, questo significa uno studio dei comportamenti che è sufficientemente invasivo con riferimento alle persone. Se si ha un atteggiamento di humanistic management, sia un atteggiamento di rispetto e quindi anche di utilizzo di questi dati in una maniera che può non essere distorsiva, può creare minori svantaggi per le persone. Ovviamente le persone che sono state studiate hanno accettato di svolgere questo compito, però secondo me si apre un altro fronte con riferimento anche al comparto del turismo che ci induce a accelerare la nostra consapevolezza degli humanistic management, perché il neuroturismo è ancora un infante, se così possiamo dire, ma tutti noi sappiamo quanto le tecnologie sono veloci nello svilupparsi, quindi bisogna già oggi avere questo tipo di consapevolezza per inserire questo tipo di attenzione. E questo bene, grazie mille. Poi, allora, io direi che per quanto riguarda invece la tavola rotonda, dedichiamo l'ultima parte alla domanda e alle risposte, in maniera tale da avere una gestione un po' più fluida. Ovviamente per Michael abbiamo fatto un'eccezione, visto il fatto che si trova a New York. Benissimo, e allora, io direi che emergono tutta una serie di temi che sono assolutamente rilevanti, stimolanti. Questo tema, no, del turismo sostenibile, che, come avevo detto in introduzione, apparentemente sembrerebbe lontano, no, dal tema dello humanistic management, in realtà il turismo sostenibile, come giustamente sottolineavi tu, è un turismo che è attento ai bisogni dell'uomo, ai bisogni dell'ambiente, e di conseguenza questa connessione con lo humanistic management è assolutamente, insomma, come dire, è diretta. C'è un tema di passare dalla teoria alla prassi, che è un tema che poi magari su
affronteremo anche meglio nella seconda domanda, se tu sei d'accordo. C'è questo tema, questa cosa di cui sì, avevo sentito parlare, però ogni volta provo un po' di inquietudine. Il neuroturismo, che insomma è un tema intrigante da un lato, e però io vorrei approfittare delle tue riflessioni per allargare un po' il campo, no? Per questo tema che emerge del, come dire, gli analytics, big data, il data management, che sta diventando sempre più pervasivo e intrusivo e che indubbiamente, come dire, interpella chiunque, al di là dello fine dello humanistic management, abbia a cuore e accetta la persona e invece si deve confrontare con un mondo che sta diventando sempre più intrusivo, vagamente anche orwelliano, se vogliamo. Però un altro tema che si potrebbe tranquillamente approfondire in un altro evento. E allora, quindi io cederei la parola al professor Ruffini. Sì, vabbè, puoi anche rimanere come sì, infatti, insomma, come preferisci. Ernestina non c'è problema, credo che forse così ce la facciamo. Chiedo scusa per tutti i miei punti, le mie cose, c'è un casinatissimo. Va bene uguale. Allora, io quello che ti chiederei è di fare una riflessione su qual è il rapporto tra lo humanistic management e l'economia civile e se c'è. Se c'è qualche aspetto dell'approccio allo humanistic management che può in qualche modo influenzare quella che è la prospettiva teorica di ricerca dell'economia civile, partendo evidentemente magari anche un minimo di come dire, definizione e di anche come dire, definizione dei confini della disciplina, no, dell'economia civile applicata al management. Ci diamo tutti quanti appunto 10 minuti, tanto che i potenti mezzi tecnici, in questo momento ricordi vagamente il cameriere del ristorante, questo però è un tema che esula dal convegno, insomma, sì. Però fortunatamente non hai piatti. Sbagliato il file. Questa? Sì, no. Sì, vai. Okay. No, ma non vedo dove sta il share slide. No, già sta. No, questo lo vedo. No, come si sta con lo schermo intero? Sei già sulla schermo intero. Ah, ok. Allora, va avanti. Sì. Questo per dire che però non so se riusciamo. Comunque posso anche andare. No, perché altre noia. Io posso fare io da... Oppure magari non ho aperto io la slide, no? O se no io mi sposto un po'. Che mi avete detto? Ma infatti si può sicuro, eh? Ok, è andato. Funziona? Grazie. Va bene, allora, grazie. Sì, diciamo fa. Allora, no, io mi sembra che siamo più o meno giochiamo in casa, nel senso che insomma, dottorandi di economia civile, esperti di humanistic management, quindi credo che ci sono tutta una serie di cose che ci accomunino. Conseguentemente, prima o piuttosto che stare a spiegare solo cose che magari si sanno, io come primo intervento, poi dopo i colleghi ci va anche su ulteriormente su approfondimenti sui temi di economia civile, però, come dire, andrei a vedere che problemi abbiamo per riuscire a ragionare e sviluppare un po' la disciplina e i nostri metodi, perché ci danno tutti ragione, ma siamo in cinque. Sì, questo è un altro paio di mani. La dico nel senso buono del termine, nel senso che io mi ricordo una volta, ci rimagino, un momento, come dire, di mia epifania, quando parlavo con un mio collega amico che fa finanza, di quelle abbastanza toste, matematico, gli spiego tutte le economie civili, mi va, sì, hai ragione, però capivo dagli occhi che non ha capito nulla. Cioè, aveva capito che era giusto, ma non riusciva a capire che cosa volesse dire. Quindi io credo che sia questo il tema che dobbiamo un po' affrontare. E, intanto, per cominciare, e quindi capire che programma di ricerca si può avere, che i programmi di ricerca che potete avere, eccetera, anche nelle attività che si possono un po' individuare, in termini un po' problematici.
Per capirci, io credo che il manager civile e il stick management siano, come dire, tutto sommato parenti stretti, forse anche di più di parenti stretti. Sicuramente però, almeno parlo dell'economia civile, con cui appunto ho avuto l'onore, l'occasione insieme a Luigino, Damagna ed altri di ragionarci con la scuola, è un'etichetta ampia. Quindi, come tutte le etichette ampie, ci sta dentro tutto, ma non ha una, dal punto di vista scientifico, io voglio ragionare su quello, anche se quando parlo di cose scientifiche lo dico con molta umiltà, tra virgolette. Poi dal punto di vista pratico loro soprattutto ci fanno vedere l'infinità di cose che si possono fare, ma i modelli concettuali scientifici, quelli è più difficile definirli, più difficile strutturarli, anche perché ci troviamo in un contesto ostico da questo punto di vista, ostico nel senso che gli altri modelli scientifici hanno forte valore e non sono certo cose banali, quindi su questo credo bisogna un po' ragionarci. L'elemento di comunanza tra appunto le due discipline, le due materie, sono abbastanza evidenti, giusto per ricordarci, credo che però sono cose che sappiamo tutti, cioè, anzi faccio una premessa ulteriore, è da quando c'è Adam Smith che si parla del fatto che la domanda diventa che cosa serve l'economia. Okay. Quindi la battuta classica è se serve alle persone o se serve alla ricchezza, che è una via di mezzo, no? Mezzo fine sostanzialmente. E qui sostanzialmente si è visto, l'approccio storico evidenzia una situazione specifica, per cui appunto, io qui a me piace citare sempre Pecchi in questo caso, nel 1832, no? Aveva fatto un vigino degli economisti italiani, 32 volumi, gli aveva fatti 160 pagine, sento due volumi degli economisti del Custodi, e semplicemente appunto ha fatto la differenza nell'ultimo capitolo tra l'economista inglese e gli economisti italiani, e diceva per gli economisti inglesi l'economia è la scienza della ricchezza, e poi cita un altro autore, quasi fosse una ragioneria dell'anima, molto carino come concetto, quindi usano metodi quantitativi strutturati e hanno raggiunto risultati molto sviluppati, mentre per gli italiani l'economia è la scienza del benvivere sociale. Però quando ne parlano in maniera poetica, ragionando con mille arzigogoli. Peraltro Scannabù diceva di Giovannesi, che scriveva malissimo, ma transient, sostanzialmente alla fine non hanno dei grossi risultati scientifici. Questo era un po' il problema che in qualche modo è rimasto. Però siamo tutti d'accordo nel dire che non è che si può sfruttare la gente. Lo dicevano anche quelli di Manchester nel 1832, perché se sfruttavo troppo i bambini morivano, non sapevo più chi mettere in fabbrica, adesso detta cattiva. E già nel 1840 c'erano i francesi che avevano studiato tutte le condizioni di sfruttamento in Francia e in Inghilterra. Quindi questa concezione c'è. La domanda è perché non riusciamo a smantellarla, o se la si sposta solo attraverso logiche utilitaristiche e non logiche umanistiche, dove infatti l'elemento utilitarista non dovrebbe far parte della filosofia umanistica a occhio e croce. Quindi questo è il punto, gli elementi facendo un passo avanti, quindi sapendo che questo è il quadro, sapendo che di queste cose si parla da tempo, ma c'è sempre stata questa visione da un lato dire bisogna stare attenti alle persone, però poi comunque l'elemento economico utilitaristico ha sempre avuto la meglio dal punto di vista logico, la domanda diventa come muoversi e che cosa fare. Allora, se l'economia civile dice appunto che il problema di fondo focalizzandoci sul manager in particolare, perché il discorso dell'economia, allora se usando, vado veloce per tempo, quindi faccio qualche salto logico, se l'idea è che c'è l'economia come religione, i suoi sacerdoti sono i manager, ok? Quindi il problema secondo me sono più sacerdoti a volte che la religione, sotto molti aspetti, senza scomodare cose conciliari. Quindi nella sostanza il problema è che questi sacerdoti manco li conosciamo e non sappiamo neanche fino in fondo che lavoro fanno, perché non c'è neanche un'ontologia del management, non è chiaro il riferimento specifico. Però cominciamo a dire quali sono i punti che ci possono interessare. Per noi sicuramente, voi avete fatto, molti di voi hanno fatto il patto genovesi, l'economia è essere utili gli uni agli altri, quindi l'elemento umano diventa centrale. Se andiamo a vedere che cosa dice appunto l'economista in manager, fate che ce l'ha appena ricordato, l'umanista in manager ce l'ha appena ricordato Pearson, però anche andando a vedere uno degli articoli iniziali, quello di Mellet del 2003, richiama Person Organization Fit, People Involvement in Organization, Business and Human Community,
decision making, a comprehensive approach, value-based management, ethics, business ethics and corporate social responsibility, stakeholder management, personal competence, competencies, e qui lo vedo anche dal punto di vista seniano, positive organizational scholarship. Quindi tutta una serie di aree dove l'elemento relazionale umano diventa fondamentale. Quindi per l'economia civile, per l'humanistic management, l'elemento relazionale interno con le persone ed esterno, stakeholder, CSR, eccetera, diventa fondamentale in un'utilità reciproca, non strumentale alla richiesta. Questo credo che è una cosa che siamo tutti d'accordo. Quindi la domanda diventa: perché da questo punto di vista facciamo un po' fatica? Perché tutto sommato c'è un'ideologia manageriale, come dicevo prima, questi, la casta manageriale, questo casta non mi piace come termine, la, diciamo, la, questi, una volta c'era una classe nel 1930, la classe dei manager, la rivoluzione manageriale, adesso qui non sto a fare tutta la storia, però sostanzialmente questa, questi, diciamo, il clero del manager, non so come dire, sostanzialmente, del capitalismo, è tutto sommato, lo vediamo come tecnico, quindi svolge una tecnica attività manageriale, come una tecnica è, non, è avaloriale, non è né buona né cattiva, io faccio il mio mestiere, ho licenziato 7.000 persone, e vabbè, però dovevo, qual è il problema? Se non lo facevo l'azienda non andava avanti. Però io sono uno 7.000, cioè, cosa posso farci? Abbiamo salvato l'azienda. Quindi c'è il discorso manageriale che usa il tema discorso in senso di Foucault, quindi tutta una serie di logiche costruite, di ideologie, eccetera, molto forte, che non riusciamo a mettere in discussione. I manager sono strumenti di amministrazione del capitalismo e agiscono in linea con il bene comune. Sviluppare un'impresa da ricchezza e la ricchezza aumenta la marea e tutti ci guadagnano. Qualcuno nega, vabbè, insomma, non ce ne accorgiamo soltanto. I manager sono professionisti esperti che hanno il diritto di agire per conto di proprietà degli azionisti. Il concetto di proprietà non va messo in discussione, su questo credo siamo tutti d'accordo, però ovviamente questo concetto di proprietà crea tutta una serie appunto di tutele, condizioni. Burmese nel 30, quando ragionavano sulla proprietà delle grandi imprese e chiedendo, una volta visto che il 3% massimo di concentrazione c'era nelle grandi imprese, le public company americane, chiedevano allora cosa serve l'impresa. Loro dissero fondamentalmente serviva per lo sviluppo del bene comune, ok? Adesso usavo altri termini, non mi ricordo con precisione quali. Poi alla fine invece è andato a la prassi, ovviamente in logica più coerente con le logiche smithiane, con la narrazione utilitaristica, è stato no, servono per aumentare lo shareholder value, al fine, già dai tempi. Quindi, però, se hanno solo il 3% di proprietà, vuol dire che di tutti. Quindi hanno messo regole di proprietà comune quando generali per tutelare ovviamente gli investimenti, ma il vantaggio deve essere solo a chi deve essere tutelato gli investimenti, non a tutto il sistema. Comunque sono tante cose, invece è caratterizzato da razionalità e neutralità. È già finitissimo. Razionalità e neutralità, adesso quindi vado velocissimo. 2 minuti. Sì. È finito la premessa, figuriamoci il resto. Comunque, la logica manageriale diventa fondamentale. L'ideologia manageriale diventa, in quanto tale, diventa difficilmente scorticabile, viene un altro termine. Come poterla scorticare? Che ragionamenti si può fare? Cose che si stanno tentando. Allora, innanzitutto bisogna decostruire il concetto di management per come l'abbiamo visto. Quindi, e credo che questo sia tanto civile quanto umanistico. Cioè, sostanzialmente il management non è razionale, ma è relazionale. L'attività manageriale si sviluppa attraverso le relazioni dentro e fuori l'impresa. La razionalità, che ovviamente è importante, nessuno la nega, è la base di un processo. Se voi pensate anche solo ai meccanismi di misurazione, scientificamente parlando, per i metrologi nei sistemi soft, è tanto l'elemento di oggettività rispetto a ciò che misuro, ma quanto anche nel valore di intersoggettività di ciò che faccio. Quindi anche le misurazioni scientifiche sono relazionali. Quindi i due elementi vanno messi insieme, non va dimenticato uno con l'altro, e parlando di persone, comunque l'elemento persona è colui che sta davanti, credo in credo. Comunque, sostanzialmente, l'elemento maggiore è relazionale, non è neutro, è politico, o meglio, se vogliamo, etico. Quindi ogni scelta che si fa ha delle conseguenze e non si può credere che le conseguenze
che non siano economiche non siano sottoposte alle conseguenze economiche. Ma per convincere questo diventa poi difficile, dove lavorare? Beh, intanto bisogna, se diciamo che è relazionale, bisogna usare delle logiche anche nello studio, anche nell'affrontare i temi, come direbbe Heidegger, non di carattere calcolante, ma di carattere meditativo. Quindi l'apprendimento attraverso l'accettazione della complessità e l'accettazione di elementi di carattere appunto non basati su delle razionalità strette, su dei dogmi, su delle regole. E qui mi piace citare Dostoevsky, diceva che ama la vita più della sua logica, solo loro ne capirà il senso sostanzialmente. Quindi ama l'impresa o l'economia più della sua logica per poterne capire il senso. Se no si diventa difficile un po', se la razionalizzo non mi tornano i conti, troppo complesso. Anche perché il manager forse più praxis che non tecne. E poi ci sono anche elementi, se è tecnica peraltro, parlavo prima con Paolo che è il mio consulente filosofico, ti tiro. Però va tutta a parte, sostanzialmente se è una tecnica, ragioniamo con Heidegger, la tecnica ci schiavizza ed è sostanzialmente inautentica nel fare. Quindi se pensiamo al manager come tecnica, ricordiamo quello che diceva Heidegger, si aprono anche lì orizzonti di ragionamento abbastanza complessi. Quindi per andare su queste logiche meditative, che cosa si sta, allora personalmente insieme appunto chi, insomma, con chi collabora con me, Roberto ed altri, l'idea di fondo per esempio allora è recuperare tutto un elemento che noi chiamiamo insomma delle ritualità, delle liminalità nelle relazioni aziendali, che se vogliamo anche che far con Sacro, ma non alla Salvini, però pensate il gesto di Salvini, il valore che ha sotto tanti punti di vista, che ci piaccia o meno, comunque l'elemento sacrale resta comunque un elemento importante, e le relazioni anche rispetto appunto, le organizzazioni sono fatte di riti, i riti sono la base dell'antropologica, se pensiamo anche qui tutto l'aspetto evoluzionista ci sarebbe molto da dire, comunque la base antropologica delle relazioni umane, i riti sono fondamentali, saperli conoscere significa saperli affrontare, perché i riti possono essere tanto manipolativi quanto liberativi o liberatori. E quindi è un elemento importante capire come discernere queste cose. I comportamenti agapici, che cosa significa avere comportamenti agapici? Quindi capire, per esempio, rileggere l'organizzazione in termini di amore. Nell'ultimo convegno mi ha presentato l'IEF, mi ha presentato un paper, no? Love Organization. Sono usciti anche qualche articoli, non nostri, ma di altri, quindi che ci fa credere che siano anche cose interessanti. Io stesso ho fatto una call su questi temi, Love Organization. Perché poi, alla fine, se parliamo di dignità e se parliamo di rispetto alle persone, bisogna parlare di amore, okay? Di volontà di sentire, di compassione, comune sentire con le persone, se parliamo di noi stessi. E quindi capire quali sono le forme. Allora l'amore banalizzando ovviamente, qui insomma, si aprono degli orizzonti infiniti, parlando di fraterno, agapico ed erotico, sostanzialmente, quell'erotico mi sembra quella società di consulenza, no? Dove è l'esternazione del sé, il valore del sé che è forte. Quindi la collaborazione competitiva, questo simbolo cos'è? Okay? È una forma di amore erotico che funziona in certe organizzazioni, che personalmente anch'io ho vissuto. Se parliamo di amore fraterno, ne parliamo di altri, siamo tra uguali. Se parliamo di amore agapico, andiamo su dei livelli ulteriori. Ma è possibile? Sì, ci sono delle misure. O comunque leggere queste cose. Concetto di apprendimento e docilità. Il fatto di essere in docilità come elemento, come disponibilità nella fraternità di apprendere. Il controllo è un elemento fondamentale, perché il management, lo diceva anche Besta, giusto per un vecchio ragioniere del 1800, diceva fondamentalmente la direzione è controllo. Il controllo può essere, dal punto di vista fondamentale, violenza. Perché io ti dico, devi fare non come hai fatto, ma come dico io, adesso lo sto dicendo molto male. Quando è che non è violenza il controllo? Quando è che rispetta le persone e la loro libertà? E questo è un altro tema. Su questo tema tutto il critical manual ha sviluppato un sacco di letteratura, quindi ce ne sono chili, se non quintali. Però lo fa in maniera critica, non sempre costruttiva. O addirittura lo fa in maniera anche su ideologica, con forte elemento, con forti accenti ideologici. Incentivi. Gli incentivi che cosa sono? Gli incentivi sono uno spostamento di preferenze. Ok, hanno grossissime anch'esse forme di violenza possibile, però possono convenire, ma soprattutto spostano l'etica. E se lo faccio a livello organizzativo complessivo, spostano l'ethos organizzativo. Se io pago la gente per le cose sbagliate, ne cambio l'ethos. Quindi l'utilizzo degli incentivi non è solo il tema
che abbiamo sviluppato con Virginia, eccetera, premi incentivi, ma anche il danno che fanno incentivi strutturati male. Danno etico individuale e danno etico, perché se un danno etico individuale è un problema di allineamento con se stesso, uno può giustificare anche tutto, pensiamo ai nazisti. Ma nella sostanza, se un danno, se si sposta l'ethos, magari l'organizzazione non fa più quello che deve fare, oltre che le persone vivere male. Le imprese liberate, l'idea di come, sbagliando dignità del lavoro, qui c'è anche peraltro tutto un filone dell'OAME, dell'organizzazione del lavoro, di lavoro dignitoso, però andando più nello specifico, l'idea di libertà degli individui, se ragioniamo con sé, sta nelle capability. Questo discorso si può sviluppare anche in azienda, perché è vero il tema dell'azienda, è che le aziende disperdono competenze, disperdendo competenze disperdono la libertà dell'individuo di poter scegliere sulla sua vita. E qui ci sono infiniti esempi, se ne vedono anche tanti soggetti, io lavoro molto con le pubbliche amministrazioni, lì è veramente a volte, assicuro, una catastrofe. Poter dire tante cose, ma adesso vi risparmio. Quindi questi sono dei filoni, è uno possibile cosa, ma c'è interni, non quelli esterni, che ovviamente sono anche quelli, adesso poi vediamo, c'è Sara, ambiente, voto col portafoglio, c'è tutti gli elementi, formazione, tutti gli elementi ulteriori che rinforzano, l'interno rinforza l'esterno, però se non si decostruisce il tema del discorso manageriale, andando a vedere i particolari dei sistemi relazionali, credo che si faccia fatica a non fare solo azione di testimonianza. Poi la testimonianza è fondamentale. Voglio dire, i martiri hanno cambiato la religione. Però sono anche morti, voglio dire. Però al di là di questo, però al di là di questo, en passant, voglio dire, magari anche mangiati da leoni, però diciamo al di là delle battute che mi scappano, sostanzialmente l'idea, l'azione di testimonianza è fondamentale, ma se si riuscisse, nei decenni ovviamente, piano piano fare anche un'azione più efficace dal punto di vista scientifico insieme a tutte le cose che si stanno facendo, le riviste eccetera, credo che sia un lavoro quantomeno divertente e probabilmente utile. Grazie. Benissimo, grazie. Io ringrazio il professor Ruffini per i molteplici spunti, ho provato giusto a prendere due parole chiave senza voler assolutamente pretendere di di rappresentare un discorso così ampio, articolato e pieno veramente di spunti, no? Innanzitutto, alle volte utilizziamo linguaggi diversi per intendere delle prospettive che hanno molti punti di convergenza. Il grosso problema è che spesso però ciascuna propria prospettiva segue un percorso parallelo e se non si creano opportunità come queste si continua ognuno ad andare nella propria direzione, mentre invece altro che ricchezza ci sarebbe se ci si potesse confrontare. Un secondo tema è quello chiaramente di questi discorsi, no? Cioè, da un lato abbiamo parlato fino adesso di storytelling, di narrative, però probabilmente se analizziamo i discorsi da un punto di vista appunto tu giustamente hai citato Foucault, quindi c'è tutto un tema dell'analisi discorsiva, del discorso come potere, come ideologia, parlando di Pinteta potremmo anche parlare del panopticon, ma sarà un'altra volta, e il tema è anche quello appunto di riuscire a entrare in una ideologia, a proposito di analisi critica, Mazzanti, sono eccetera e compagnia, riuscendo a proporre una contro narrativa, no? Che sia in qualche modo in grado di influire su quelle logiche, quindi non è semplicemente parliamo, ma un discorso più complessivo di logica di funzionamento dei sistemi aziendali. Infine c'è tutto questo tema sul ruolo del manager, che diventa un ruolo a tutto tondo, un po' per alcuni aspetti ne aveva parlato anche Nietzsche, perché se vogliamo, però è interessante vedere come anche da prospettive differenti ci sia prendendo consapevolezza che la tecnica non può essere l'unico punto di riferimento rispetto al comportamento manageriale, all'agire manageriale. Mi permetto indegnamente di aggiungere un ultimo elemento, che è quello della phronesis, di Aristotele, ma che è stata ripresa da alcuni studiosi come Nunaka, e che hanno quindi insomma questa saggezza che diventa un elemento importante della presa di decisione manageriale. Io ti ringrazio tantissimo e quindi prego.
passerei la parola alla dottoressa, io sono qua intanto, passerei la parola, scusate, ma il setting chiaramente ci implica un po' di flessibilità dal punto di vista dell'impatto comunicativo. Io chiederei alla dottoressa Andreotti di esplorare anche lei questo aspetto del rapporto tra humanistic management e economia civile, attenzione, magari da quello che mi sembra di aver capito anche con un occhio alla prassi, probabilmente. Molto bene, grazie. Bene, ringrazio anch'io per questo invito. Penso che mi possiate vedere e registrare, ok? Come giustamente dicevi, io porto un contributo di tipo pratico per almeno tre motivi. Il primo è che io per i miei primi 18 anni di lavoro ho lavorato in grandi aziende e ho ricoperto anche il ruolo di manager, quindi anche nella famigerata consulenza, quindi in qualche modo mi sento, come dire, oggetto della riflessione nel momento in cui facciamo questo tipo di discorsi. E da questo punto di vista vorrei lasciare anche una testimonianza, perché nelle aziende dove ho lavorato, comunque dei grandi brand multinazionali, in realtà sta iniziando a venire fame di human, non solo a livello cosmetico, non solo a livello per la comunicazione esterna, ma perché si sta toccando con mano come il modello estremamente esasperato, in qualche modo, verrebbe da dire, usa e getta nella propria gestione delle risorse umane, soprattutto in alcuni settori, non regga più dal punto di vista di modello di business. Bisogna mettersi la corazza. No, bisogna cogliere l'opportunità, a mio avviso, perché si è veramente, io ve lo posso dire all'interno, senza andare a citare appunto i brand, ci sono proprio gruppi di riflessione strategica su come inserire la dimensione human all'interno di grandi aziende che hanno invece per decenni fondato il business model su una human exploitation di fatto. Lo fanno da un punto di vista, ripeto, giustamente dell'utilità e della sopravvivenza e della competitività dell'azienda, quindi non è per un cambio culturale di consapevolezza, o perlomeno c'è in alcune aree dei vertici, ma direi che più che altro la nuova economia, soprattutto della conoscenza, con nuove figure professionali, parlo delle aziende che lavorano un po' con il top delle tipologie di lavoratori, quelli che sono oggi più scarsi e che detengono un potere effettivamente contrattuale di un certo tipo, ecco, non sono più disposti questo tipo di lavoratori, parlo degli esperti, non so, blockchain design, piuttosto che data scientist o service designer, ecco, sono tutte figure professionali che in virtù di una loro estrema importanza nel sistema produttivo ed estrema scarsità ancora sul mercato come disponibilità, si possono permettere di dettare le condizioni. E le aziende che lavorano con questi profili, ovviamente generando alta marginalità su questi tipi di servizi a valore aggiunto, devono ormai tenere conto anche del loro essere human. Faccio per dire, nel caso dei service designer è molto molto tangibile, perché sono figure che magari entrano nell'azienda produttiva, per esempio di consulenza, proprio con una mentalità dal punto di vista della provenienza e della formazione diversa. Cioè loro hanno il loro, se vogliamo, valore nell'essere creativi, e in qualche modo appare subito chiaro che incanalarli in certi tipi di meccanismi più da gallino vaiola, mi verrebbe da dire, le va a depauperare il loro valore. E da lì nascono situazioni come, vi cito, ma possono essere un po' folklore, però sono interessanti come indicatore: avere diritto ad andarsene a vedere sul museo durante l'orario di lavoro perché ha bisogno di ispirazione, piuttosto che avere delle sedi distaccate per loro con certi tipi di proprio ambientazione che può favorire la creatività. Quindi le possiamo sempre leggere o con un occhio un po' sarcastico e disilluso, cosa che ci sta, ma dall'altra io vedo anche dei germi proprio di cambiamento che non sono cosmetici, ma sono proprio la contraddizione che viene al pettine in qualche modo. Ovviamente si concentra su questi tipi di figure, ma il turnover, il tasso di abbandono soprattutto in certi tipi di aziende, fa sì che anche con le professionalità più standard, i business analyst, piuttosto che appunto quelli che quantitativamente sono disponibili sul mercato,
fa sì che occorra un ripensamento a livello strategico di come rendere più human la dimensione dello stare in azienda. Questo è il mio primo, diciamo, contributo che vuole essere di incoraggiamento. Poi ho deciso, in realtà, questo è un mio fatto personale, da 2 anni a questa parte, di occuparmi di benessere personale organizzativo, quindi sto iniziando una seconda vita professionale, mi sono formata come counselor, come coach, faccio anche consulenza e ricerca con la Scuola di Economia Civile, e questo mi porta a di nuovo spostarmi rispetto a questo gioco di diciamo studio, essere oggetto e essere facilitatore. Quindi in questo caso nel mio ruolo di facilitatore che lavora con le persone che soffrono delle contraddizioni del non human in azienda, ma su questo non voglio soffermarmi. Ora invece verrei al cuore, tenendo d'occhio l'orologio, ossia come docente consulente SEC della Scuola di Economia Civile. Vorrei chiedervi quanti di voi conoscono già la Scuola di Economia Civile, così evito di ripetermi. Tutti, tutti, ok. Quello che farò allora sarà... Beh, quello che farò... No, non va. No. Chiedo un aiuto dal pubblico. No, dicevo che quello che farò sarà semplicemente presentare... ok. Alcune iniziative, quindi la missione la conoscete, sostanzialmente la Scuola di Economia Civile nasce proprio da un gruppo di professionalità interdisciplinari, in primis docenti universitari, ovviamente il professor Zamani, il professor Bruni, il professor Ruffini, abbiamo diciamo un parterre di tutto rispetto dal punto di vista Becchetti, assolutamente dal punto di vista accademico, ma anche da consulenti, da persone di azienda, da persone che lavorano nel no profit. Quindi il primo tratto è l'interdisciplinarietà e la fecondità dello scambio, perché effettivamente occasioni come possono essere questa, ma anche appunto altre, per esempio nell'ambito della Scuola di Economia Civile, sono quelle di mettere al tavolo prospettive diverse, però unite da uno stesso sguardo, e questo è molto molto fecondo. E la missione è quella proprio di poter portare sia con l'offerta formativa, sia con eventi e con occasioni di scambio, questo paradigma che, mentre ascoltavo la presentazione sull'humanistic management, mi sembra estremamente congruente, come assunti, a conoscenza di un sempre più vasto pubblico. Salto che cos'è l'economia civile, perché lo do per assodato, e anche le parole chiave. Vorrei illustrarvi proprio con due pennellate alcune iniziative. Diciamo che il cuore dell'offerta formativa della Scuola di Economia Civile è il corso di alta formazione residenziale. Io quest'anno sono stata tutor di questo corso e vi porto, diciamo, appunto la testimonianza in questo senso. Al corso hanno partecipato circa una ventina di studenti che avevano una eterogeneità che era ricchezza vastissima. C'era una economa di un ordine benedettino e c'era un altro dirigente di ENI nel settore del diciamo avanzato di ricerca sulle plastiche, ok? C'era un presidente di cooperativa sociale con una serie di attività diciamo, e c'erano ricercatori. Ecco, queste 20 persone in particolare, devo dire proprio la fecondità degli sguardi anche molto molto distanti, perché l'economa benedettina ha portato una ricchezza pazzesca, voglio dire, a persone che magari non hanno l'occasione di scambiare con professionalità di quel tipo. È stata proprio, diciamo, la chiave nel creare un pensiero non solo di educazione teorica, ma di applicazione pratica. Dentro il corso ciascuno dei partecipanti ha elaborato un progetto di applicazione, ovviamente su base volontaria, dei principi appresi sull'economia civile, sia più teorici, per esempio con le docenze del professor Bruni, sia più pratici sul management civile, eccetera, nel loro contesto. E questo riteniamo sia un'esperienza di grande importanza. Qua vedete un po' di post-it che non fanno mai male. Un'altra iniziativa interessante, sempre nella logica del come favorire lo human dentro le aziende, è la Summer School di quest'anno, che verterà sul tema organizzazioni sane e organizzazioni tossiche, ossia sostanzialmente quello che è il benessere o il mal di lavoro in azienda. E da qui nasce anche un corso che proporremo in autunno,
sul tema del benessere organizzativo. Quindi non è tanto per farvi la brochure della scuola di economia civile, ma per raccontarvi un po' i temi di ricerca e anche di docenza e di confronto che stiamo approfondendo. Io in particolare mi occupo appunto di quest'area, quindi credo che sia importante diffondere una cultura, ma anche delle pratiche di benessere, di ben lavorare in azienda, con un pubblico vasto, eterogeneo, perché non può essere soltanto per gli addetti ai lavori, non può essere soltanto per gli iniziati questo tipo di riflessione. Aggiungo, ma solo per darvi l'idea, come ha fatto Renato, ha parlato più di temi di ricerca, vi parlo proprio di ambiti su cui noi ci confrontiamo, ci cimentiamo, tutto il mondo del welfare aziendale, che non viene interpretato solo come, diciamo, massimizzazione del beneficio fiscale, come, voglio dire, legittimamente molte aziende stanno facendo, ma in una logica proprio invece human-centered, cioè quali sono i bisogni da portare avanti, con che modalità, e qui stiamo studiando una serie di aziende dove le logiche partecipative stanno guidando l'adozione welfare aziendale. Salto, e volevo solo chiudere dicendo che non si può prescindere, prima si è parlato di educazione, di formazione, da un discorso che coinvolga pesantemente anche tutta la parte docenti. In particolare c'è un grande impegno della scuola di economia civile sul fronte dei docenti delle scuole superiori, perché è lì che in qualche modo si gettano le basi e i semi di una prospettiva diversa per chi sarà lavoratore, manager, docente nel mondo di domani, di fatto. Quindi io vi ringrazio, spero di aver lasciato qualche spunto, anche qualche curiosità. Poi per chi desiderasse maggiori informazioni, ovviamente siamo a disposizione. Io ti ringrazio tantissimo anche da questo intervento, tanti spunti. Io ho preso qualcosina, giusto così, questa fame di human che coinvolge anche in maniera particolare le nuove professioni che stanno emergendo nella digital transformation. È interessante, tutti noi abbiamo visto, vediamo un po' la rivoluzione digitale quasi come uno spauracchio per alcune incognite, però dall'altro canto genera una nuova consapevolezza delle figure professionali che sono meno disponibili da lavorare dal vecchio padrone delle ferriere. Quindi è un tema di estremo interesse, così come emerge questo tema del benessere professionale organizzativo, che assolutamente si interrela col tema dello humanistic management, oltre che ovviamente col tema dell'economia civile, perché il benessere professionale organizzativo non può non nascere dalla soddisfazione dei bisogni della persona, oserei dire quasi prima, posso dire un'eresia, dei bisogni dell'organizzazione. E poi appunto però c'è il tema, abbiamo visto alcuni esempi, di come tradurre questi concetti in pratiche manageriali e organizzative. È un tema che ovviamente non pretendiamo di risolvere qui questo problema, come dire, in questo incontro, perché sarebbe sicuramente un obiettivo estremamente ambizioso. E allora io vorrei continuare questo discorso, come si suol dire, di last but not least, con il dottor Luca Raffaele, al quale chiederei di illustrarci un po' quali possono essere le connessioni tra humanistic management e sviluppo sostenibile. Assolutamente. Allora, se ti vuoi, mi ti cedo anche io il posto, no? Rimani. No. Faccio un po' di ginnastica. Prego. Non prendo di slide, eh? Ok, metto. Se vuoi, no, ma dove l'hai messa? Però non l'hai aperta tu. No, sì, sono solo due, no? Quello, no? No, questa è facendo per fermare, no? Ecco. Ottimo. Allora, nel senso, io sono stato stimolato e grazie per avermi invitato, dagli interventi di Renato, di Rossana, di Andersina, di tutti voi. Quindi dico due cose. Next, non mi dilungo su che cos'è, è una rete di organizzazioni, di diverse organizzazioni, sindacato, Confindustria, associazioni di consumatori, commercio e costo vitale. Un po' l'idea che diceva Renato prima, che in realtà il cambiamento si fa riunendoci noi, che la pensiamo in modo comune, ma soprattutto dialogando con tra diversi. Next andava un po' per questo. Non vi dico i tavoli di lavoro fra Confindustria e sindacato, ma questi sono capitoli diversi.
Il problema che vedo, oltre a, diciamo, di Region Next, io mi occupo di coordinare il gol 12 dell'agenda 2030 per ASDIS. Una cosa che a me stupisce sempre è che, nonostante si parli da tanti anni di responsabilità sociale di impresa, di reti, i numeri, quando in realtà parliamo con i vari delegati ONU sullo sviluppo sostenibile, continuano a crescere. I numeri in termini di diseguaglianza, M ovviamente minuscolo sono milioni, M miliardi sono miliardi, cioè M maiuscolo sono miliardi. Questo perché, per me, tre spunti interessanti che secondo me collegherei proprio con i discorsi di humanistic management e con l'economia civile. Perché in realtà, per quanto sia parlato di responsabilità sociale d'impresa, ci sono stati quattro grandi limiti, che io vedo invece come economia civile la soluzione e la SEC la dimostrazione. Che si è parlato di responsabilità sociale, di sostenibilità, sempre con una logica, diciamo, di altra economia. Nel senso che io vengo da una rete qua a Roma che si chiama Lilliput. Lilliput è una delle più grandi reti di economia solidale. Perché Lilliput, nonostante il grande valore, è fallita, è stata una delle prime a parlare proprio della dignità della persona, dei lavoratori e delle filiere. Perché pensava di creare oasi felici, cioè costruire una bella economia con la dignità della persona, rispetto dell'ambiente, sviluppo sostenibile, e poi il mainstream faceva il suo sporco lavoro, ma loro, diciamo, erano contenti, noi eravamo contenti di stare in un'oasi. L'economia civile è proprio bello perché cambia tutta l'economia civile, no? Il sito dell'economia civile infatti è molto bello perché dice o è civile o non è economia. Questo è il primo aspetto. L'altra cosa importante è perché è stata sempre incrementale. Lo sviluppo sostenibile ha avuto sempre un approccio incrementale e questo per me è stato folle. Lavorando in alcuni comitati UNISO, che è la parte di certificazione, soprattutto quella 26.000 con la responsabilità sociale d'impresa, si pensa che certificando una buona impresa, certificando una buona organizzazione sia fatta, no? Io fotografo adesso come sei qui seduta e ti dico come sei adesso, ma non so quali sono le strategie già da quando uscirai da questa stanza o da quando ci saranno le prossime attività che farai. Perché è una fotografia la certificazione. Non servono? Servono tanto, ma non bastano. L'altro grande limite, ma questo si aprirà discussione perché immagino che ci siano, in realtà possono essere punti di vista più o meno fallaci, sono esperienze, è che la cosa che spero davvero tantissimo è che voi, che sareste futuri manager civili, non fate la fine di quello che è successo con il mio caro amico Fulvio Rossi di CSR Manager Network, che ha creato una figura specializzata rendendo periferica la sostenibilità, e in quel modo in realtà non si è andato a intaccare la base e l'apice, si è creato un reparto. E questo sarebbe invece la grande sfida del manager civile, che è dentro tutti i discorsi che state facendo prima, no? Permeare tutta l'impresa. L'altra cosa è che è stata sempre percepita come antieconomica. La cosa bella delle prassi che vi farò vedere di imprese che sono per me di economia civile, anche se sono di diversi settori, è che parlare di economia civile deve essere sempre associata ad etica. In realtà deve essere sempre associata a convenienza anche, ma nel senso più alto del termine. E non vi faccio gli esempi perché questi sono numeri, sono diciamo slide che vanno oltre. Vi dico, diciamo, cosa stiamo facendo come Gol 12, dato che siamo inseriti nel festival. Noi come Gol 12 stiamo cercando di fare una sintesi di quelli che sono gli andamenti in Italia dei temi di modelli di produzione responsabile, modelli di consumo responsabile, e come ASBIS, per la prima volta rispetto alle alleanze che sono nate nel mondo, abbiamo inserito anche il termine della finanza responsabile, perché il Gol 12, in maniera un po' così distratta, pensava che, diciamo, avere modelli di produzione e consumo responsabile bastasse, si dimenticava il pezzo della finanza che abbiamo inserito, e abbiamo prodotto un position paper per capire, in genere quando non si sa mai cosa fare si produce un position paper, una mappatura, ma in genere il position paper è che dobbiamo raccordarci il linguaggio. Perché dobbiamo raccordarci di un linguaggio, essendoci tante organizzazioni che parlano di sviluppo sostenibile, di economia sostenibile, ma ognuno la declina in modo diverso. E quando la decliniamo in modo diverso, perché è meno sensibile, siamo 300 soggetti diversi. E la cosa fondamentale è questa, che noi faremo tante iniziative, adesso ci sarà un evento del Gol 12 il 5 giugno a Napoli, dove presenteremo questo lavoro e anche le attività. La cosa che abbiamo provato a fare, però, è stato collegare un po' gli obiettivi di sviluppo sostenibile, molto astratti, molto generici. La bellezza rispetto agli obiettivi del millennio in realtà sono due cose principali. La prima, che mette tutti i paesi sullo stesso piano dei paesi in via di sviluppo. All'inizio gli obiettivi del millennio erano paesi industrializzati, paesi in via di sviluppo, noi che lavoriamo per i poveri. Qua invece siamo tutti quanti in via di sviluppo, è una cosa interessante. E l'altra cosa interessante è che il 17° obiettivo raccorda tutte quante le altre aree, che negli obiettivi del millennio invece erano tutte separate. Principalmente sono queste le cose. Poi sono sempre obiettivi molto generici e astratti. Però la cosa fondamentale è come decliniamo questo in chiave molto più pratica per imprese e per consumatori.
abbiamo provato a fare un ragionamento, nel senso che abbiamo detto, bene, gli obiettivi di sviluppo sostenibile ci delineano la strada e forse non dicono niente di nuovo, ma bene o male ci danno un modo di comunicare comune. Ottimo. Cosa abbiamo noi all'inizio e alla fine per questo lavoro qui? Abbiamo già un'eccellenza italiana, che è lavorare sui domini del benessere ecosostenibile, che è il punto di partenza e il punto per monitorare se quegli obiettivi hanno cambiato il contesto. Perché gli obiettivi, senza avere un'analisi di contesto adeguata, perché ci stiamo parlando di tante belle cose, ma se ovviamente utilizziamo sempre il PIL come riferimento, non riusciremo a capire quanto l'economia civile o lo sviluppo sostenibile sta cambiando le realtà sul territorio. E abbiamo provato a fare questo ragionamento con Istat e con Enrico Giovannini, nel rendere questi indicatori applicabili ad un'impresa. Noi come Next abbiamo fatto una mappatura di 400 buone pratiche, declinate con, diciamo, rese un po', facendo un'analisi rispetto a quelli che sono la loro rispondenza ai domini del BES e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, e abbiamo capito le varie sensibilità. Abbiamo fatto un modello di autovalutazione proprio per quel limite delle certificazioni, proprio per dire, dichiarati te, come vuoi interagire e qual è la tua strategia di sviluppo sostenibile. Ovviamente sono tutte quante verso l'alto, perché ognuno tende sempre a autocelebrarsi, ma l'idea è quella. Datti, diciamo, vediti allo specchio e di a noi quali sono le tue strategie prioritarie. Poi con la rete di organizzazioni che abbiamo ci confrontiamo su quelle che sono anche per noi prioritarie e quelle dove magari ci sono delle aree di miglioramento che non hai preso in considerazione. E si avvia un dialogo. Sapete, è il classico sistema che funziona anche nei classici CAS, no? Sistema di garanzia partecipata, dove te in realtà chiedi fiducia, perché a tutto questo in realtà dobbiamo sempre dare fiducia, e poi c'è un confronto e un dialogo. Questo l'abbiamo fatto, e le aree non sto più a dilungarvi, però il collegamento è interessante, tra BES e SDGs, ovviamente parziale, vedrete delle cose che mancano, ogni area sono 6, tiene conto di 5 indicatori. Sono tutti? Sono quelli inventati da Next? No, sono una sintesi delle organizzazioni che compongono Next, quindi anche perché in Italia già abbiamo 15 codici, 500 codici etici, se ne aggiungiamo pure noi alla fine. La mappatura è presente sul sito e la bellezza e l'eterogeneità delle buone prassi. Alcune volte ci confrontiamo e dibattiamo con anche alcuni di noi dicendo l'economia in realtà sostenibile, lo sviluppo sostenibile deve essere solo delle piccole realtà. Io sono andato davanti al comodino il libro di Schumacher, che è piccolo e bello, che è un grandissimo libro. Poi crescendo un po', per esperienza personale, bravissimo, piccolo e bello, mancava un pezzo, sei in rete. E quello era, diciamo, una parte che in realtà ci dimentichiamo ancora, alcune nostre organizzazioni si dimenticano ancora, perché si pensa ovviamente al modello ovviamente della piccola realtà, più familiare, più cooperativa, ma in realtà dobbiamo intaccare anche quello che diceva Rossana, le grandi aziende, quella è anche una nostra sfida, con il rischio che possiamo essere contaminati e non contaminare, quella è assolutamente una partita aperta. Come vedete qua ci sono tante imprese nella mappatura, no? E la prima sfida è far capire che questo tipo di economia ha a che fare con tutti. Metalmeccanica? Assolutamente sì. Tutto il discorso che si fa nell'integrazione anche dell'industria 4.0 con l'unità del lavoratore all'interno delle imprese metalmeccaniche. Noi non sappiamo, ma abbiamo un'impresa tra le più innovative in Italia che si chiama Peralpi, che fa delle indagini sul clima incredibile con i propri lavoratori. Vi faccio un esempio, no? Per me la dignità del lavoro non è solamente diritti umani, ma è partecipare alle strategie dell'azienda, rendere concreto l'articolo 43 della Costituzione. Ci sono aziende che provano a farlo, lo fanno perfettamente? No, nessuno è perfetto ed è impossibile farlo. Però ci danno uno stimolo, no? Il lavoratore anche come collaboratore. È una delle attenzioni più importanti, no? Imprese di worker buyout, come può essere il Birrificio Messina, no? Lavoratori che hanno perso ovviamente l'azienda perché il farabutto del datore di lavoro se ne è scappato con i soldi, e poi se ne sono andati, diciamo, a costruire loro una cooperativa. Ci sono tante realtà. Che cosa possiamo fare noi? In realtà, scendendo queste realtà e capendo il perché sono, diciamo, etiche e sostenibili, possiamo sceglierle. E quello che è un po' la teoria con il quale siamo nati, perché Leonardo Becchetti è il fondatore di Next Nuova Economia per Tutti, è il voto col portafoglio. All'inizio quelli che riuscivano a cambiare le cose erano i lavoratori, chiudevano, diciamo, mettevano le braccia incrociate e fermano tutto. Ad oggi gli scioperi sono visti da noi un po' come fastidiosi anche, no? Che non servono ma sono, diciamo, complicati. Il consumatore invece può essere il protagonista, anche perché quando vedete le indagini Nielsen, che vedete che il consumo sta migliorando, in realtà sta migliorando come percezione. Nella pratica in realtà non è così, perché comunque la sostenibilità ha un costo maggiore e il prodotto è sempre più costoso rispetto a un prodotto tradizionale, perché ovviamente tiene conto di persone e ambiente. Solo che dobbiamo far capire alle persone che quello non è tanto un costo ma un investimento. La cosa fondamentale, questo vado avanti, è che noi abbiamo realizzato questi cash mobility, l'abbiamo fatto il primo nel 2013 con un gruppo di ragazzi che si chiama Economia e Felicità e Fairtrade, per dire, vero, abbiamo delle imprese etiche, abbiamo capito che noi possiamo essere protagonisti con le nostre scelte, cerchiamo di premiarle.
che cambia rispetto al consumo critico tradizionale di Francuccio Gesualdi? Poco, rispetto al fatto che noi chiediamo di coordinarci per fare un'azione di questo tipo, per far capire che insieme siamo predisposti a cambiare la logica delle imprese, e se l'impresa capisce anche questa utilità, in realtà, se non vogliono perdere quote di mercato, devono cambiare. Quindi è la forza dell'aggregazione. Ne abbiamo fatte tante, in realtà, anche con un soggetto che di etico non ha tutto, anzi, ha molte cose problematiche, con Coop. Adesso praticamente abbiamo fatto un'iniziativa dicendo anche la GDO deve cambiare. La GDO ha dei problemi enormi, soprattutto nei contratti di fornitura e di servizi nelle filiere. Però deve cambiare anche quella. Come Asvis abbiamo fatto un'iniziativa pochi giorni fa conclusa, e concludo, di 47 punti vendita della Coop, dove abbiamo detto alle cooperative di autovalutatevi, bene, capiamo quali sono le aree di miglioramento, ottimo, i punti di forza, benissimo, io ti premio anche per la fiducia e l'apertura che hai fatto e organizzo delle iniziative per promuovere i prodotti più importanti che hai nella tua GDO, in genere sono sempre quelli Libera Terra, la linea solida per trade e un po' di altri che possono esserci di imprese etiche come Rummo, la pasticcio Rummo o altre realtà interessanti. Però la cosa che vorrei dire è questa, in genere mi sono reso conto soprattutto nella GDO che le persone rimangono insensibili perché non percepiscono quella convenienza. Quindi l'azione importante da fare è cambiare l'offerta per rendere chi è meno sensibile ovviamente orientato a fare questo gesto. Perché le banane del commercio ecosolidale in UK hanno preso, diciamo, sono diventate il benchmark di riferimento? Perché la GDO ha investito e ha tolto tutte le altre banane e ha sensibilizzato le persone che quella era la scelta che doveva fare. Quindi dobbiamo essere in grado noi di stimolare l'offerta di cambiare, e tutto basato su una convenienza reciproca e su un'etica che è importante da condividere. Questi sono dei risultati, li presenteremo più avanti, ma sicuramente può essere il modo per far capire che ci siamo, le persone sono disposte a consumare e che il mondo lo possiamo cambiare anche noi come cittadini consumatori. Grazie. Cambio. Grazie. Allora, grazie mille anche per, insomma, i tanti spunti anche di carattere operativo, al di là del fatto che il mio auspicio è che questo dibattito possa continuare in diversi modi, perché veramente stanno emergendo tanti spunti che credo che sia utile e opportuno, come dire, coltivare poi nei modi, negli strumenti, però insomma spero che sia come dire l'inizio, ecco, di un percorso di confronto e di collaborazione, e in particolar modo rispetto a questo intervento, anche qua due parole giusto per dare un minimo di collegamento, se vogliamo, no? Questo aspetto mi ha colpito moltissimo del passare da una concezione di altra economia. Quindi voi fate quello che vi pare, licenziate, inquinate, e poi però non ci siamo noi quelli buoni che in qualche modo ci mettiamo una pezza. Scusate se banalizzo. Ha un'idea in cui probabilmente, se vogliamo essere più sostenibili, se vogliamo essere più umani, più civili, forse dobbiamo provare un po' a cambiare il modo in cui si fa impresa, che mi sembra un tema. Poi tutta una serie anche qua di riflessioni, la mappatura, la valutazione che mi ha molto interessato, poi magari insomma avremo modo anche magari di approfondire il tema anche del coordinamento, della necessità di fare rete, che è sempre uno dei temi critici, no? Il piccolo e bello, se al tempo della globalizzazione, se non viene coniugato anche con la capacità di fare rete, di fare connessioni, sicuramente è destinato, come dire, a non fare una fine poco gloriosa, mettiamola così. Infine questo tema, insomma, se vogliamo, anche questo è una cosa in cui io personalmente credo molto, cioè passare dall'idea della corporate social responsibility, sostenibilità aziendale come funzione e quindi come ruolo, a un tema invece che faccia diventare questi aspetti parte di una cultura e anche, se volete, di un corpus di conoscenze e competenze che siano in qualche modo trasversali, in maniera tale che un'azienda sostenibile inizia ad esempio dal reclutare amministratori delegati
e manager che condividano questa cultura e magari rispetto anche a un altro tema che è stato fatto prima, non mette anche incentivazioni che premiano il molti soldi subito, anche se sono sporchi e cattivi, chi se ne frega. Grazie ancora, grazie a tutti. Io direi, se voi siete d'accordo, di sintetizzare un po' con un'ulteriore domanda per ciascuno. Ci teniamo in tempi molto stretti, facciamo 3-5 minuti per ciascun relatore, purtroppo il tempo è tiranno, c'è chi deve prendere il treno, è stato un pomeriggio, devo dire, molto ricco e molto denso. Quindi io inizierei nuovamente con Ernestina, e la domanda in particolare è, dal tuo punto di vista, cosa si può fare in termini di formazione e sviluppo manageriale per migliorare la capacità dei manager di favorire uno sviluppo sostenibile del turismo e magari anche più umano e civile? Ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi che sono stati presentati. E mentre si parlava, mi si è formata in mente questa domanda: ma in realtà chi è che forma i manager? Noi ci lamentiamo tanto dei manager che non fanno questo, non sono attenti, non sono umanisti, non sono sostenibili, ma in realtà poi, se facciamo un minimo di autocritica, siamo noi che li formiamo. Quindi da questo punto di vista io credo che sia assolutamente importante certamente creare iniziative come quelle di cui parlavi nel tuo precedente intervento o altre attività di attenzione, ma il discorso dovrebbe investire in maniera più ampia le università, giusto il discorso delle scuole superiori, perché sono lì che nascono i primi concetti di impresa negli istituti nei quali questi argomenti si trattano. Perché il discorso fondamentale è ancora questo: se io vado a guardare un lavoro che ho fatto, così giusto per capire se stavo vaneggiando o se magari ciò che mi veniva in mente era corretto, mi sono presa molti libri di management, alcuni adottati nelle principali università americane, altri adottati in Europa, per non andare poi ai manuali di economia e gestione piuttosto che di ragioneria, eccetera, in Italia. E sono andata a verificare qual è la definizione di impresa che viene data. Se la definizione di impresa è l'insieme dei beni a disposizione dell'imprenditore o del manager, è chiaro che diventa poi difficile far capire che bisogna tenere conto delle persone. Se non si realizza un cambiamento anche nei programmi, nelle definizioni, nel modo con cui si interagisce con gli studenti, avremo sempre questa dicotomia tra ciò che si vorrebbe e ciò che è. Allora, da questo punto di vista, per esempio, c'è un libro in corso che stanno realizzando Michael con altri, proprio sul concetto di impresa, sulla definizione di impresa, i fini dell'impresa. Dobbiamo cercare di capire che se noi definiamo l'impresa come collettività di soggetti umani che produce beni e servizi per il mercato, sto già dando un'impostazione che è completamente diversa. Quindi la natura dell'impresa che noi presentiamo ai nostri studenti diventa il punto di riferimento fondamentale per poi andare avanti con riferimento agli altri elementi. Un altro aspetto, che e poi concludo, si è parlato, ho fatto un cenno anche io nel mio precedente intervento, ai discorsi di programmazione e controllo, poi il discorso del controllo è stato ripreso. Se io parlo di controllo, che cosa faccio? Faccio una semplice verifica di conformità. Questo non vuol dire che le attività che vengono poste in essere poi sono efficaci, avranno dei risultati positivi. Quindi bisogna adottare una sorta di valutazione di efficacia, cioè capire, dopo che si è verificato il corretto adempimento, quali sono le ripercussioni effettive. Se io penso agli studenti che poi diventeranno manager, non basta che io verifichi se hanno appreso ciò che ho presentato a lezione sulla base di una verifica di studio sui concetti che sono stati presentati.
come si sta facendo in varie università, devo andare a verificare come poi queste persone applicano questi concetti, ovviamente se i concetti sono connessi con l'humanistic management e con aspetti che valorizzano le persone. Quindi credo che sia estremamente importante tenere conto di questo. Faccio un'ultimissima considerazione, mi contraddico rispetto a quello che ho detto prima, che avevo terminato. C'è un altro aspetto che con alcune mie dottorande qualche anno fa abbiamo studiato, ed è la modalità con cui i docenti comunicano con gli studenti. C'è una difficoltà di linguaggio condiviso tra i docenti e gli studenti. Gli studenti sono digital native, i docenti no. E questo significa che si crea una differenza di comunicazione, di relazione con riferimento alle circostanze. E paradossalmente l'utilizzo di queste tecnologie può favorire la nascita di attività collegiali, collettive, di relazioni tra gli studenti che sono molto più avvezzi a comunicare tra di loro anche utilizzando questo, con una velocità che probabilmente, anzi che sicuramente, i docenti non sempre hanno. Nell'indagine che avevamo fatto, avevamo chiesto quali erano le tecniche, se si utilizzavano i comics piuttosto che altre modalità, e purtroppo quando si trattava di utilizzare strumenti avveniristici si parlava di slides piuttosto che di altre cose un po' così retro. E purtroppo la lezione frontale è risultata quella maggiormente utilizzata. Ma questo non in Italia. In Europa erano almeno 4 università, negli Stati Uniti un po' sparse nell'arco dell'intero territorio. E l'altra cosa che mi ha sconvolto, e uso non a caso questa parola, era che quelli meno propensi a utilizzare tecniche moderne erano i docenti più giovani. E questo la dice lunga su ciò che rientra nella nostra responsabilità. Io mi prendo tutta la responsabilità di questo mondo, perché se noi non riusciamo con i dottorandi, con gli studenti, a creare questo cambiamento di passo, probabilmente continueremo ad avere dei manager di cui lamentarci da per ore, per sempre. Grazie mille. Allora, anche qui, giusto una parola, perché il tempo è tiranno, è interessante questo tema, come il digital, grande spauracchio, potrebbe anche diventare una grossa opportunità. E qui c'è un problema che non è tecnologico, ma che è di cultura, di competenze, il tema delle competenze digitali applicato anche all'educazione e alla formazione, che è un tema, come dire, rilevante. Bene, molto bene. Io passerei la parola al professor Ruffini. Io proporrei una domanda di sintesi, proviamo un po' a dare un flash, perché appunto poi ci sono delle esigenze logistiche che sono, come dire, preminenti. Forse no, lui volevi dire... Ci vorrei confessare perché non c'è da concludere niente. Volevo dire due cose semplicemente. Dai, benissimo. Sono già stanco, non mi interessa ancora. Ok, va bene. Volevo dire una concludere semplicemente perché volevo riprendere cose che magari... l'ultimo giro potevano essere anche oggetto di ulteriore ripresa. Innanzitutto volevo ringraziarvi per questo momento di riflessione, perché è importante anche a me, insomma, fatto rileggere, ho confermato alcune cose, anche cose che dico e leggo. Prima cosa, questo Renato lo sa, è emerso questo discorso della dell'approccio anglosassone ai temi economici, di maniera l'approccio nostro italiano. Quindi anche nell'economia aziendale c'è una tradizione personal center. Quindi allunghiamo il campo da tutto, ma l'economia aziendale italiana 60 anni fa era avanti 60 anni rispetto a quello che è la tradizione anglosassone. E soprattutto a fondamento delle proprie aziende italiane c'è il tema della collaborazione tra lavoratori e proprietà. Quindi il lavoratore è
insieme alla proprietà, la seconda è più importante, deve partecipare alle decisioni di impresa. Questo è stato scritto decenni fa. Soggetto economico. Esatto. Quindi il tema, quindi questo è molto importante, perché diciamo c'è anche una banalizzazione, secondo me, della riflessione economica aziendale italiana, che invece è estremamente profonda ed è molto, diciamo, l'economia è fatta tanto persone per le persone, questo è stato il primo libro del lavoro di economia aziendale italiana. Quindi questo è estremamente importante affermare. Il problema vero è poi l'applicazione, la cultura dominante. Abbiamo un forte problema di cultura dominante, quindi quindi anche lì il tema, ok, formiamo il manager, ma poi c'è un mainstream culturale oltre che economico che evidentemente guida e domina i comportamenti, quindi questo è un aspetto importante. E riguardo a questo, io diciamo scinderei il tema delle economici alternative di umanistica. Secondo me mettere tutti insieme il cartellone può essere fuorviante, può essere, diciamo, non anche un banalizzare, secondo me, aspetti che sono non necessariamente sono, come dire, facce della stessa medaglia. Perché io mi sono fatto una riflessione del rapporto tra finalismo dell'impresa e qualità della gestione delle risorse umane, e non c'è una correlazione. Io ho visto organizzazioni proprio gestite malissimo, con persone trattate malissimo, volontari gestiti malissimo, parrocchie gestiti malissimo, e anche grosse imprese, diciamo, con una qualità a livello di coinvolgimento e gestione umana importante. Quindi scompriamo il campo dal, diciamo, finalismo per il bene comune o perseguimento degli obiettivi sociali e qualità della gestione sociale. Quindi mettere insieme le due cose. Io vedo più, non sono esperto né di uno né dell'altro, vedo più il tema dell'economia civile, nella mia professione, nel lavoro, degli economisti, di ragionamenti su aspetti sistemici, quindi sul tema della cultura dominante nel fare impresa, e ragionare appunto sul finalismo, come dire, dei vari comparti economici, tenendo presente che comunque in ogni caso, secondo me, noi alla sostenibilità ci arriveremo prima o poi, ma per necessità. Nel senso che comunque c'è il tema della resource exploitation, è un tema che riguarda le persone, ma anche riguarda le cose materiali. E quindi Apple non smonta gli iPhone adesso per si esatto, smonta perché le materie prime, adesso c'è una pressione sulle materie prime, fa prima recuperarle di qua, dai vecchi telefoni, mettere in circuito, è molto più conveniente, oltre che essere socialmente responsabile. Quindi c'è una pressione sulle risorse che ci sta portando, sta cambiando il business model quindi sicuramente condivido quello che diceva Raffaele, il tema della convenienza, cioè l'uomo sì non è solo economico, ma non è neanche solo soul, quindi cioè, l'uomo economico è una dimensione, quindi non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Quindi nel ragionamento sono d'accordo, ecco, diciamo sul tema della gratuità, però comunque, diciamo, all'interno di la gratuità lo vedo più come un approccio nel modo di concepire una relazione, più che effettivamente un fondamento del mondo reale, come perché comunque l'economia è scambio relazionale, diciamo. Però dimenticare che comunque le persone sono anche economicus, ci dimentichiamo un pezzo. E l'altra cosa, io penso che la digital transformation possa essere veramente un po', perché la digital transformation dovrebbe, almeno nel nostro contesto sviluppato, in ogni caso, è vero farci perdere tanti posti di lavoro, ma nelle fasce più basse, però diciamo nel tempo recuperarne altri. All'invento fare impresa, che abbiamo invitato come si chiama? David Bevilacqua, l'ex vice president di Cisco Europa, che ha parlato appunto del vero problema oggi. Cioè il vero problema oggi non è... Cioè tutte le rivoluzioni hanno portato... cioè c'è stata la rivoluzione industriale, la gente da contadino è diventata... Noi siamo in una rivoluzione. Il problema vero di questa rivoluzione
è che la persona da impiegato non si può inventare tecnico informatico di un giorno. Sì, tu potevi da contadino entrare in un ufficio comunale nel giro di un anno, formazione. Poi c'è un delay. No, c'è un delay di acquisizione di competenze. 120 anni per sapere il futuro. Pochi anni. Sì, sì, però il tema è la trasformazione delle competenze. Nelle vecchie rivoluzioni è stata molto più veloce. Oggi andare a riformare, c'è un delay tra quello che perdiamo oggi e quello che recupereremo in termini di occupazione nei prossimi anni, molto più lento rispetto alle... E l'ho trovato una spiegazione molto interessante questa che faceva. Quindi l'impatto della digital transformation è importante perché dovrebbe, diciamo, un po' alleggerire il tema dell'exploitation, come, quindi sono totalmente d'accordo con quello che dicevi. E l'ultima cosa... anch'io insegno controllo di gestione e la prima cosa che dico che quando entri in aula è che il controllo di gestione non è tecnica, è relazione, perché il controllo di gestione è management, quindi il vero tema invece, noi perché però abbiamo bisogno anche, questo sono d'accordo con Renato, apprezzo veramente la sua elaborazione, abbiamo bisogno comunque di ritornare alla tecnica, ritornare alla tecnica nel senso di concepire degli strumenti per poi implementare nelle aziende determinati comportamenti. Perché poi è vero, il manager diciamo non può essere solo tecnica, però dobbiamo capire anche di che management parliamo, di che livello, a che livello. Perché poi alla fine, diciamo, nella grossa multinazionale, il top manager alla fine si confronta con due discipline, non ho esperienza, diciamo, di questo tipo. Però è importante anche declinare questo tema di risk management, questi concetti, dal CEO di Microsoft alla funzione, e questo può essere anche un tema di ricerca. Quindi, declinare il risk management, diciamo, rispetto alla dimensione aziendale, che comunque vuol dire, diluisce il tema della relazione, e anche rispetto a diversi ambiti. Qui chiudo e sono d'accordo. L'altra cosa che dico in aula è che il processo in azienda è più importante del risultato. Questo diciamo, è più comodo perché lo dico in contesti non profit e pubblico. Non so, e sono completamente d'accordo, non so se in un contesto multinazionale andare a dire che il processo è più importante del risultato porta consensi a parte non se distanzi noi. Posso dare la mia testimonianza? Comunque, grazie per questa chiacchierata di oggi. Il CEO di Ramonello diceva che c'è un'idea. Grazie. Le conclusioni le già fatte. Perfetto, grazie Filippo, grazie professor Giordano. Beh, però sono delle conclusioni che ci consentono anche però di rilanciare la palla. Perché partendo, come dire, da questo punto, da questo momento di sintesi, adesso, come si suol dire, la domanda sorge spontanea, cioè quali sono i possibili sviluppi e i passi futuri, anche sulla base di questo confronto, di questo dibattito che ci ha consentito di mettere insieme punti di vista differenti, no? Si dice un po' che la nuova conoscenza nasca dalla diversità, però la diversità diventa un trigger, un facilitatore di conoscenza se riesce a creare, come dire, un framework, una cornice comune. Credo che sicuramente abbiamo, come dire, condiviso una serie di aspetti e abbiamo trovato un po' una sorta di cornice di riferimento che mette insieme le sacrosante diversità. E partendo da queste diversità, dal confronto, dall'incontro, chiederei per l'appunto a Rossana quali sono i possibili sviluppi e i passi futuri, sia in termini di teoria, magari nel tuo caso, se preferisci approfondire dal punto di vista della prassi. Grazie. Allora, intanto io in questo pomeriggio ho potuto riconoscere una serie di vicinanze, se non addirittura di intersezioni vere e proprie tra il mondo dell'economia civile, che per me è ovviamente più familiare, e il mondo dell'humanistic management.
In particolare per quel che mi riguarda, per il mio cono proprio di visuale, relativamente agli assunti antropologici, quindi diciamo come tutto no? Il tema effettivamente delle ipotesi da cui muoviamo per andare poi a sviluppare dal punto di vista teorico, dal punto di vista pratico, i rispettivi ambiti. Quindi io direi che la mia lettura è innanzitutto questa, quindi una somiglianza nelle premesse che fa sì che il dialogo possa essere più proficuo, ok? E questo diciamo un punto di forza, un punto di partenza. Dal punto di vista poi invece delle iniziative, e appunto lascio magari a Renato più lo sviluppo della parte teorica, la parola che userei è il tema veramente della diversità intesa proprio come varietà. Vi ho parlato prima del corso di alta formazione, dove per me è stata un'enorme ricchezza avere in aula insieme a docenti diversi, perché c'erano accademici puri, c'erano consulenti, c'erano formatori, quindi i docenti erano diversi, portavano diverse prospettive sia per area di competenza che per approccio, e studenti che si contaminavano creando valore nel fatto stesso di poter confrontare, come dicevo, la Benedettina con l'alto manager, con il presidente di cooperativa. Quindi io la direttrice che vedo come molto feconda è quella della diversità. La diversità intesa invece proprio come varietà, che è una caratteristica dell'economia civile, l'essere multidisciplinare, nel senso che si parla di economia, ma anche di antropologia, di psicologia, diciamo di economia più politica e di management. Quindi la pluralità di approcci sullo stesso oggetto, condividendo le premesse, a mio avviso è la chiave, così come il far proprio convivere anche in esperienze concrete, come può essere una formazione residenziale dal punto di vista formativo, ma può essere un evento come potrebbe essere questo convegno, o in scala molto più grande il meraviglioso festival dell'economia civile che è stato capitanato da Luca Raffaele, poi magari più ve ne parlerà. Ecco, laddove si riesce a mescolare gli ingredienti a partire dagli stessi assunti, secondo me si crea questo cambio culturale e si ritorna veramente a casa con una ricchezza di spunti pratici anche per la prassi, ok? Quindi non ho fatto una, diciamo, lista di azioni come avrei dovuto fare la consulente, ma una direttrice mi sembra sufficiente. I driver sono stati individuati, sì, via. Sì. I driver, come piace molto dire, esatto, gli aziendalisti, ma i driver ci sono. Molto bene, grazie. Io, vabbè, evidentemente anche qui tanti spunti, ovviamente sottolineiamo questo tema della diversità che ci piace tanto assai, e un tema che mi è anche molto caro personalmente, perché insomma un po' me ne occupo dal punto di vista della ricerca, soprattutto per quanto riguarda la diversità culturale, il corso calcio, eccetera. Però bando a queste notazioni di carattere piegamente personale, io passerei la parola al professor Ruffini e, come dire, riproponendo la stessa domanda: quali possono essere, a tuo avviso, i passi futuri e, come dire, delle possibili idee di lavoro in termini sia di teoria, sia di ricerca che di prassi. Allora, intanto riprendo un po' le cose che sono state dette negli interventi precedenti, e quindi anch'io, come diceva Filippo, anche perché abbiamo la stessa matrice culturale, non posso non ricordare che l'economia aziendale si inserisce, a mio avviso, perfettamente nella tradizione dell'economia civile, e quindi almeno per alcune scuole italiane, e io mi riferisco a quella milanese, italiana, milanese veneta, dopo ci sono variazioni sul tema, però sostanzialmente sono tutte abbastanza simili, il concetto di azienda ce l'abbiamo benissimo chiaro. L'azienda è un istituto economico sociale, è fatto di persone che si mettono insieme per raggiungere dei fini comuni. Quindi, adesso fatemi fare una battuta leghista, non si possono spiegare niente gli americani su questo. E da questo punto... L'economia aziendale non è insegnata in maniera uguale dappertutto. Sì, infatti, come diceva Stuart Mill, gli economisti non sanno l'economia perché conoscono solo quella. Però, sostanzialmente, nella buona sostanza, chi conosce il concetto di istituto... E qui il buon Borgonovi fece qualche anno fa un articolo anche abbastanza importante, sa che è importante. Il concetto di istituto per l'economia aziendale è importante, perché per noi, Ruffini, quando pensa all'impresa, non pensa all'impresa, pensa all'azienda, e che è un istituto economico-sociale che ha delle finalità. E quindi questo è l'elemento. Quindi per me è ovvio che quando parliamo di queste
costruzioni economiche sono dei, finalizzate al, a mettere insieme delle persone per dei fini, che sono imprese, famiglie, pubbliche amministrazioni, no profit, eccetera, per degli scopi condivisi, e lo strumento economico è lo strumento che serve per raggiungere il fine, ma è lo strumento. Cioè, a priori, il fine è, bene, è l'obiettivo che il gruppo di persone si mettono d'accordo nel perseguire. Lo strumento è l'economia, perché se non c'è l'economia, anche una famiglia, dove fare una capanna va bene fino a 25-26 anni. Quando cominciamo a avere 50-60, forse vorrei avere anche una casa più spaziosa, un giardinetto, una casa al mare, perché purtroppo con l'età ci sono delle esigenze. Quindi ed è difficile campare, volersi bene con la capanna. Ci si nervosisce poi quando si torna a casa senza da mangiare. Quindi, nella sostanza, questi meccanismi diventano importanti. Da questo punto di vista, faccio una provocazione a me stesso e a tutti, ma senza criticare, solo una provocazione. Io capisco se siamo nel mainstream o quello cambiamo. Perché anche qui Weber diceva: gli interessi mandano avanti il mondo tutti i giorni, le idee lo cambiano. Allora, per esempio, adesso faccio una provocazione a lui, ma con massimo rispetto per tutto quello che fanno. L'idea di dire faccio il voto col portafoglio, l'idea di dire mi attivo per mettere insieme, è fondamentale, però per contro agisce nello mainstream. Agisce nello stesso modo in cui i marxisti agivano con una lotta di classe per fare in modo che le classi più povere riuscissero a alzare il loro livello. E ci sono riusciti, con 300 anni di fatiche, qualche morto, però ci sono riusciti, perché adesso fortunatamente i tempi sono cambiati, ci sono riusciti perché questa lotta, questo confronto, non è più lotta, è confronto in questo caso, perché ovviamente siamo un po' cresciuti nei sistemi sociali, serve, però siamo nel mainstream, perché dire che le imprese vanno avanti sugli interessi, è vero, ma se diciamo che gli interessi sono fondamentali, non cambiamo le idee, cioè gli interessi economici. Se non riconosciamo che sono un mezzo e non un fine, non ce la facciamo a cambiare l'idea. Quando l'imprenditore che fa i conti, le domande, i veri imprenditori sono quelli che vogliono fare i soldi o sono quelli che vogliono sviluppare l'impresa? Sono quelli che vogliono sviluppare l'impresa. Il denaro è una conseguenza. Qualsiasi cosa tu sia, Leroy Merlin, lo dico solo perché adesso con Roberto lo stiamo studiando, quando sono nati la famiglia, che adesso sono i 70.000, fanno i miliardi e tutto, loro hanno sempre parlato, da cattolici peraltro, in termini umanistici, partage. Dobbiamo dividere con tutti. E hanno, sono sempre andati avanti negli ultimi 60 anni con questa logica. E occhio, adesso fa fatica a competere, c'è tutto un casino. Ma questa logica, che è costosissima, perché per fare un budget, visto che siamo, partono dal basso, devono convincere tutti, è chiaro che non è il budget che fanno negli Stati Uniti, che partono dall'alto in base degli standard. Però sono dinamiche che possono funzionare. Però dobbiamo capire i meccanismi profondi, perché sennò solo chi ci crede... Il problema è che è l'esperienza che te lo tira fuori questo. Se tu non vedi l'esperienza, non riesci a farlo. Si riesce a teorizzare e strutturare? Boh. Perché è facile fare le cose razionali, facile. Sì, è facile, nel senso che gestisci l'ansia e gestisci le cose, indicatori, standard, strumenti, procedure, tutto sotto controllo. La mia ansia è sotto controllo, in molti casi. Poi non sto dicendo che non sono strumenti potenti, perché se non ci fossero non si fa niente. Adesso non vorrei sembrare... sono strumenti, però il problema è che il manager non deve essere strumento troppo, il manager deve essere umanistico. E dobbiamo riuscire a trovare dei metodi, come dire, un po' più strutturati per dimostrare. Vabbè, adesso non so come. Detto questo, però, per dire, visto che l'italiano ha qualcosa da dire, probabilmente, visto che al di là della distinzione umanista-manager, economia civile, importante, come dire, è conoscersi, è importante non fare come spesso avviene, che più sei vicini, più sei fratelli, più ci si arrabbia, ok? Sì. Ma al contrario, fratelli, coltelli, cose simili, al contrario dire, vabbè, insomma, siamo parenti, facciamo le cose insieme. Quindi, secondo me, per esempio, molto banalmente, approfitto visto che sei anche qui con la LUMS, visto che comunque ha magari una vocazione un po' migliore rispetto ad altre università, eccetera, allora magari mandare avanti dei progetti di ricerca comuni, cercare di fare qualche cosa, cercare di investire insieme, cercare di essere più visibile anche a livello internazionale. Siamo pochi, ma magari è più facile coordinarsi nella sfiga. Quindi sostanzialmente potrebbe essere un meccanismo di questo tipo, insieme anche a chi ha poi magari qualche energia in più, adesso poi
ognuno di voi avrà i suoi studi, eccetera, però mi sembra ci sia un campo fertile, ci sia la disponibilità da parte anche internazionale di soggetti, l'ambito dell'Academy of Magic, che proprio non è l'ultimo che capita, quindi magari un po' più di visibilità degli italiani potrebbe anche essere utile. Quindi su questo approfitto, sì, no, infatti adesso quest'anno vedremo, sì, 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 ma avere anche proprio l'idea di... No ma, no, ma infatti non voglio mica dirti quello che devi fare te, ecco quello che devo fare io. La voce pure molto debole, sì, perché i primi anni ero però, l'unica appunto, che recitava. Secondo me quello che sto dicendo... Adesso è importante che... Esattamente quello che stavo dicendo, l'idea molto banalmente, visto che avete presidiato, secondo me con un lavoro importante, cercare anche, cominciare da oggi, poi nel limite del possibile, senza illusioni, certo, voglio dire, però qualcosa può essere. E quindi in quelle sede confrontarsi su metodi e sui modi, perché qui le modalità e metodi sono tanti e infiniti i temi, perché adesso abbiamo preso qualche d'uno, ma abbiamo solo il problema di che cosa scegliere, su cosa investire. E questo credo sia un dibattito, ma che si può anche fare a distanza, online. Sì, esatto. Tra l'altro poi che ognuno di noi abbia potuto esprimere... Beh, tanto conosce centrale relazione. È chiaro che questo è un primo punto. Allora, posso innanzitutto, sotto, io non rappresento in questo momento se non nessuno, se non me stesso, sì, ma non posso che sottoscrivere la tua mozione, come dire, per quanto possa valere il mio contributo, evidenziarla, sottoscriverla, eccetera, eccetera. E quindi, vabbè, io direi purtroppo... Qua potremmo stare tantissimo a discutere, a confrontarci, il mio auspicio è che sia appunto l'inizio di un percorso di confronto e magari anche di collaborazione, che questo incontro abbia dato un po' in là, però insomma vorrei anche a questo punto coinvolgere Luca in questo interrogativo, quali possono essere i passi futuri, quali possono essere dei futuri sviluppi, magari anche sulla base di quello che ci stiamo dicendo adesso. Ma io sono sintetico, perché in realtà condivido anche la critica di Renato, nel senso che l'importante è essere in relazione. Il portafoglio, ad esempio, è tante critiche, no? Nel senso che pensate nel momento in cui si dice che te puoi essere pesante solo nel momento in cui hai dei soldi nel portafoglio. È semplicemente un collegamento pratico per imparare da quel momento in cui stai sperimentando il tuo ruolo a capire a che modello ti stai riferendo quando ti fai un gesto quotidiano. A tanti limiti, anche il fatto che la convenienza che dicevo, infatti può essere bravisata, perché non deve essere mai fine, e un imprenditore non può essere mai orientato ovviamente a fare quello, ma deve gestire l'impresa. È semplicemente la mia paura che il far capire che anche queste cose che noi sviluppiamo, pensiamo, siano buone, belle, e anche convenienti nel senso più alto, come dicevo prima, forse anche il modo per prendere i meno sensibili e contaminare chi magari non riesce ancora a percepire tutti i nostri concetti, ma ovviamente viene spinto anche da una concretezza che ovviamente deve essere sempre incardinata su un concetto più ampio, sennò andiamo a fare... Perché il concetto più ampio, scusate, interrompo, comunque il concetto di gratuità. La gratuità è... Perché è lì che ci guadagna, eh. La Roper diceva, se sapesse quanto vale l'altruismo, lo porterebbero in borsa, i miei colleghi. Perché la gratuità è quella che arricchisce le competenze e la libertà. Non si misura, ma è una conseguenza non voluta di certi tipi di azioni. Queste cose, come dire, sono difficili da spiegare, però non sono impossibili, bisogna lavorarci. Bisogna lavorarci bene. Spiegare da vivere, perché poi in realtà sono cose che non è più facile, come diceva Dostoevskij, più facile vivere che spiegarle. Però si possono anche spiegare. Però ci sia molta anche sperimentazione concreta. Secondo me dovremmo ragionare su come, cioè sui minimi comuni multipli anziché sui massimi comuni denominatori, perché anche nel nostro mondo, guardate anche le audienze dentro Next, il Papa ha detto una cosa molto bella, no? Che uno di uno fa, diciamo, fa tre. In realtà anche dentro Next, o dentro le nostre organizzazioni, uno di uno è sempre percepito come 0,5, perché poi la relazione vuol dire donare, vuol dire anche mettersi in discussione, non vuol dire solamente sbrutolarsi la propria, diciamo, elaborazione o i propri strumenti, vuol dire è una perdita, è qualcosa che arricchirsi in altro. E quindi deve essere anche questo il modo migliore. Che io, diciamo, gli stimoli che penso con questo lavoro di lavoro sono due. Quello che generato è entrare in relazione, fare in modo che queste prassi, queste buone pratiche vengano condivise, le persone che parlano di manager civile poi conoscono in realtà, come le Juan Belen, ma con centinaia e migliaia di imprese italiane che stanno facendo un lavoro incredibile, e che si lavora insieme un po' a quello che abbiamo fatto anche con Filippo, con diversi hackathon, per far sperimentare il
fallimento nella pratica e nel lavorare in rete sui territori. E questo è un concetto che purtroppo in Italia viene demonizzato. In America in realtà chi fallisce viene subito preso da qualsiasi azienda perché è un'esperienza concreta. Qua se fallisci in realtà viene percepito come un orecchietto. Far percepire con questi valori, che sperimentando in rete, con questa visione ampia, con tanti soggetti anche diversi, tutti i valori che ci stiamo dicendo qui oggi, e testare con mano le attività concrete, può darci davvero una chiave di lettura che ci fa avvicinare i giovani, al di là ovviamente anche degli strumenti tecnologici che ci daranno la mano, e ci permette di essere anche incisivi nella formazione di nuovi manager civili. Quindi diciamo tanti spunti, tante cose, l'importante è che manteniamo una relazione che non si risolve. Condivido in pieno, e allora io non vorrei approfittare della gentilezza, della disponibilità e della gratuità a tutti gli effetti, come dire, del contributo dei relatori, però se possono ancora trattenersi 5 minuti, vedo che anche c'è anche Michael Pearson collegato. Hi Michael, vorrei sapere se ci sono altre domande per tutti i relatori, ovviamente anche per Michael Pearson che è collegato. Come si suol dire, adesso no, non mai più, perché magari rimarremo in contatto, però insomma, se la volete fare di persona io approfitterei di questo momento. Dai, su, non fate timidi. Dai, mi pare che vuoi fare una domanda. Prego, vieni, dai. Ah, va bene. Sì, sicuramente ci sarà. Buon viaggio. Metta muto un secondo. Okay, I've got a question for you. In my PhD research, sorry, just a moment. Okay, please sit down. Okay, once again. Okay, just a question for you in relation with the humanistic management research. The fact is that I'm focusing in depth on the concept of critical management, and especially I'm deepening the critical management research in my PhD thesis. And my question is if there are some connections, according to you, with the humanistic management research. So when we talk about Foucault and his ideas, or the question of control, the question of power, if there are some points of connection in your view with the humanistic, or if they are two concepts which work in parallel. So what do you think about these? Well, I think they're connected. And they do work in parallel. So critical management, I can just share with you, when we proposed a number of our workshops and activities, critical management people were saying, you're not critical enough of the humanistic approach. What it helped me understand is that critical for them is criticism is the method. So no matter what the normative stance is, and we in humanistic management take a normative stance and are very obvious and clear about it, whereas the others do take a normative stance too, but pretend they don't. The critical management literature oftentimes, I mean, looking at power and all this is great. It's great to understand. Yet there is not much of a normative stance in terms of how power should be used. Oftentimes it's more like power is bad, or people in power are bad. And there's all that kind of criticism oftentimes that I find rather ineffective. It works as a scholarly method. You can use anything and look at it critically, and that's great. On the other hand, I think what we're hoping to do is to move beyond criticism as a method and also build something and construct something that is, that can be criticized, but has withstood criticism for a long time.
So what are the elements that we can agree on as a species in terms of what protects dignity and promotes well-being and thriving? So that's the main concern for the humanistic management agenda, and critical methods can figure in. Also, empirical methods. You know, traditional statistical methods are great, depending on what kind of data you have. I mean, they're not the truth. They give you one aspect of reality. So does critical methods. So does qualitative methods. So do all kinds of methods. So I would rather see it as a method than as a normative perspective on how to use it. Thank you. Okay, another question for Michael or for the other speakers, please. Okay, so now I want to say hello to Ernestina. sorry. Hi. We will miss you in New York. But I will be in Boston. Good, perfect, perfect. And Georgia will come, right? I'll come to New York, but the professor and Roberta will be in Boston also. Yeah. Perfect. Okay. And we need to, yeah, please register them for the pre-conference. Sì, certo. Michael, we are telling to Professor Ruffini to join you at the pre-conference. Yes, molto bene. Perfect. Unfortunately, I didn't make it to go to Boston this year. I hope the next one. Okay. So, sorry. And so, now, okay, the last question of this roundtable was what we can do in order to improve our collaboration to find out common roads for research, for managerial education, praxis, and so on. So our idea is to keep on this conversation and this collaboration, also obviously on remote, using email, Zoom, and other tools. And I'm sure that when you meet in Boston, you can keep on discussing about these topics. Then I hope you could make to come and visit us in Rome on July, and we will update about this opportunity in case we would be very happy to have also you at this meeting, so you can meet Michael in person in Rome. And therefore now we are going to finish this this event, but in our hope is not simply the end, but it's the beginning of a new opportunity or change, collaboration, discussion, and proposal of research projects, and so on. So I say thanks to you again for your contribution. I hope you enjoyed this some kind of Italian experience of round table. I don't know what you got from the round table, but if I can give you a very brief synthesis, there is a convergence between different perspectives, and there are for sure interesting opportunity to keep on the collaboration, the exchange between civic economic, humanistic management. One of the speakers is the representative of an important network of associations that are involved in the sustainable development agenda 2030, and so on. So I hope that this meeting
could be the beginning of a new opportunity or change, and Italy, I'm sure, could play an important role in the development of humanistic management and more generally to a more human-based approach to management and organization. So I say really thank you very much for this opportunity. I'm looking forward to meet you in person in Rome. And I say hello also on behalf of all the attendees and the speakers, and see you very soon. Super, molte grazie a tutti. Grazie a te. Oh, ciao. Ciao, ciao, grande, grande. Faccio niente, lascia a te, se no mi meni, giustamente, ci mancherebbe.